Buongiorno a tutti. Allora diamo inizio alla seduta odierna del Consiglio Municipale. Procediamo con l'appello dei presenti. Alfarone, come sapete, qua il municipio che ci sta dando assistenza col suo PC, perché abbiamo avuto un problema di webcam. Fedra Baldi, assente. Bosco Giuseppina, presente, direi. Ora non la sento, ma l'ho sentita prima. Bosco, ci sei? Presente. Buffa Matteo. Presente. Cagnana Francesca. Presente. Cavazzon Luciano. Presente. Collega di Michele. Presente. Ferrari Andrea. Presente. Gaianese Lucia, al momento assente. Ghirardi Sergio, assente. C'erano dei problemi di connessione. Giannini Giulia. Giannini. C'era. È presente ma non riesce a collegarsi. Come? È presente ma non riesce a vedere il video, quindi può rispondere. Però c'è l'audio, sente? Dobbiamo capirlo. Giannini, ci sei? Sì, mi Risposta sei almeno assolutamente l'audio per avere la possibilità per lei di seguire la seduta, anche se non c'è il video collegato, però almeno che ci sia come audio per considerarla presente, ecco. Sì, non le attiva solo il video, non le attiva solo il video. Ha risposto in chat, Presidente, ha risposto Presente. in chat. Maranini, Presente. Lucia Amedeo, abbiamo detto presente. Mazzi Simonetta, presente. Mazzone di Stefania, presente. Micheletto Giorgio, assente. Certificato. Morabito Domenico, presente. Papini Fabio, presente. Passeri Mariano, Presente. Pastorino Michele, Presente. Patrocinio Caterina, Puppo Massimo, Presente. Di Fabrizio, Russo Serena e Trino Sergio, assente. Bene, considerata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Questa è la prima seduta che facciamo, l'ultima seduta che si è tenuta circa un mese fa in municipio, il 4 di marzo, ed è la prima seduta che teniamo in questa modalità, in videoconferenza. Qualche breve comunicazione prima di dare poi la parola alle espressioni di sentimento. Vista la grave situazione che stiamo attraversando, il nostro pensiero non può non andare in questo momento alle persone che sono venute a mancare a causa del Covid-19, quindi un pensiero a loro, a tutte le persone che stanno soffrendo, che stanno affrontando la malattia e alle loro famiglie. Un saluto particolare a Giorgio Micheletto, che sappiamo non essere presente, ma abbiamo buone notizie, nel senso che ieri ci ha contattato e ci ha comunicato che finalmente è stato dimesso dopo una lunga degenza. Quindi ora ci sarà ovviamente tutto un periodo di convalescenza, di quarantena in casa, però ecco, direi che il peggio è passato e di questo siamo molto contenti. Un ringraziamento ovviamente a tutte le persone che sono impegnate quotidianamente in prima linea per far fronte a questa emergenza. Penso ovviamente a tutti i medici, a tutti gli infermieri, a tutti gli operatori sanitari, in particolare a quelli che stanno operando all'interno dell'ospedale Villa Scassi sul nostro territorio, che come sapete è diventato il punto di riferimento per quanto riguarda tutto il ponente cittadino nell'affrontare nel ricovero dei malati
di coronavirus. Un ringraziamento anche a tutti i volontari, a tutti i militi delle pubbliche assistenze, delle misericordie, tutti questi soggetti fanno parte di un'organizzazione che sta cercando di far fronte in tutti i modi contro una pandemia che dal momento del suo arrivo in Italia è cresciuta in maniera esponenziale, molto, molto velocemente. Ci sono alcuni timidi segnali di ripresa dai dati che quotidianamente vengono comunicati dalla Protezione Civile, dalla Regione, ma questi dati, come dire, non devono far abbassare la guardia e non devono, come dire, far calare l'attenzione su tutte le precauzioni e i sacrifici che stiamo facendo e che stiamo chiedendo anche alla cittadinanza. Un pensiero anche a tutti i volontari impegnati, ad esempio anche a quelli della Protezione Civile, ma anche ai singoli cittadini impegnati nella consegna della spesa a chi non può uscire di casa, alle persone più fragili. Voi sapete che è stato attivato un servizio coordinato dalla Protezione Civile, ma che poi è stato declinato, diciamo, su tutti e nove i nove municipi, che hanno fatto da cerniera tra il tessuto associativo e anche i singoli cittadini che si sono resi disponibili per questo tipo di servizio, che sta funzionando bene, sta dando dei risultati. Un ringraziamento anche di cuore a tutti i cittadini organizzati sia singolarmente sia come associazioni o comitati che si stanno mobilitando in raccolte fondi, anche con ottimi risultati, per delle donazioni per quanto riguarda mascherine, tute o comunque dispositivi di protezione individuale, in donazioni sia all'ospedale di San Pia d'Arena come anche alle pubbliche assistenze alle misericordie, con le quali peraltro siamo costantemente in contatto per verificarne appunto l'andamento poi dell'attività quotidiana e delle eventuali esigenze. E poi un ringraziamento a tutti i cittadini che seguono le disposizioni del governo, dei vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle ordinanze regionali e delle indicazioni che vengono date dalle istituzioni. Il loro impegno, il loro rigore, la loro costanza nel attenersi a queste restrizioni è fondamentale per far fronte a questa gravissima emergenza che stiamo attraversando. Un messaggio invece ai cittadini che non rispettano queste prescrizioni, verso di loro va il nostro biasimo, il nostro rimprovero, ma è un richiamo però a un senso di responsabilità che tutti noi dobbiamo continuare a portare avanti e dovremo continuare a portarlo avanti anche quando, in una cosiddetta ipotetica fase 2, speriamo arrivi ovviamente il prima possibile, ma dobbiamo entrare nell'ordine di idee di convivere per mesi con una situazione che lo vediamo anche in Cina, dove è scoppiata l'epidemia, in alcuni casi ci possono essere anche delle ondate di ritorno. E quindi l'appello è il ringraziamento ai cittadini e l'appello a non abbassare la guardia, a continuare come stanno facendo. Abbiamo in questo mese non ci siamo riuniti se non appunto lunedì c'è stata una seconda commissione, quindi le attività istituzionali si sono fermate. Come giunta l'attività non si è fermata, nel senso che non ci sono state riunioni di giunta finalizzate a deliberare qualcosa, ma l'attività del sottoscritto e degli assessori è continuata, nel senso che i contatti sono costanti con l'amministrazione comunale, con gli assessori comunali e le direzioni comunali di competenza. Ci sono stati appunto vari aggiornamenti. Come presidente di municipio abbiamo fatto 3 videoconferenze, una con l'assessore Picciocchi e appunto i presidenti dei 9 municipi per fare il punto sui lavori. Nella maggior parte dei casi, a seguito delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fermi. Si è lavorato però, sempre ovviamente in remoto, con ASTA per definire le priorità sulla programmazione degli interventi in capitalizzazione di quest'anno.
Vi ricordate che avremmo dovuto fare un passaggio in commissione, seconda, per definire l'insieme. C'era la necessità da parte del Comune di intanto stilare una delibera e quindi di avere tutta una serie di priorità. Queste priorità, ricordiamolo, non sono comunque vincolanti, ma poi possono essere modificate durante l'anno, anche magari a seguito di eventuali ulteriori necessità. Quindi ci sarà modo poi magari di un confronto e di un approfondimento anche in commissione per aggiustare magari il tiro su alcune priorità che sono state segnalate. Abbiamo avuto, come vi dicevo, delle videoconferenze con i presidenti, da cui sono emersi poi alcuni punti che abbiamo portato congiuntamente all'attenzione della giunta comunale, alcune criticità emerse nel territorio che vi comunico così per sommi capi. Questo appunto è una sorta di documento congiunto che abbiamo stilato e inviato poi alla giunta comunale. Ad esempio, per quanto riguarda gli uffici poste italiane, data la difficoltà da parte del personale delle poste, è stata la richiesta di far rispettare la distanza di un metro tra le persone in coda e gli uffici postali. Si propone di chiedere il supporto di personale della protezione civile, dell'ordine e volontari. Ad esempio, i distributori alimentari H24, a causa dell'assembramento di persone nei pressi di tali distributori, è data la difficoltà a garantire il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si propone la chiusura degli stessi con apposita ordinanza del sindaco. Abbiamo chiesto attenzione anche circa la nuova povertà, quindi azioni di solidarietà. Si tratta di persone che, a causa della chiusura delle attività produttive, si trovano in difficoltà economica, poiché molte persone hanno già dimostrato la possibilità di contribuire verso i poveri, si propone di organizzare un sistema di raccolta fondi, cibo e altri generi di prima necessità verso coloro che si trovano in difficoltà. Voi sapete, ora poi avremo modo di affrontare anche questo, c'è tutto il tema adesso della distribuzione dei buoni alimentari, che è i buoni spesa, iniziata oggi e che si sta svolgendo. Così come altri punti abbiamo riguardo ad esempio ai senza tetto, quindi sembra che alcune strutture dedicate ai senza tetto non siano aperte, nonostante le condizioni in atto col Comune di Genova, e quindi si richiede di operare una verifica in tal senso e di consentire la tutela dei senza tetto. Abbiamo chiesto di incentivare i controlli da parte delle forze dell'ordine anche in merito ad alcune situazioni che in ogni territorio sono state segnalate in maniera tale da monitorarle sempre di più. Sul territorio di San Pia d'Arena e San Teodoro, municipio centro-ovest, erano arrivate soprattutto segnalazioni su via Rolando e via Buranello, nella presenza appunto di alcuni distributori H24 o alcuni market, la presenza appunto di alcuni assembramenti. Abbiamo chiesto anche una maggiore attenzione nei confronti dei supermercati e del piccolo commercio, cioè da segnalazioni pervenute ai municipi parrebbe che non tutti i supermercati e i negozi siano completamente in regola con le dotazioni per la protezione individuale previste per la tutela igienico-sanitaria dei propri clienti e del personale. Si propone quindi di incentivare la comunicazione e controllo in tal senso. E poi anche per quanto riguarda il servizi di consegna delle spese, della spesa a casa, un ampliamento dei servizi di consegna circa i supermercati e la grande distribuzione. Avete ricevuto un'integrazione all'ordine del giorno del Consiglio odierno, perché in sede di capigruppo si era convenuto di non appesantire troppo il Consiglio odierno, essendo il primo consiglio che svolgiamo in videoconferenza, anche per testare, diciamo, questa nuova modalità, dare la possibilità a tutti di prendere confidenza con la connessione, con questo sistema, e quindi si era convenuto con i capigruppo di mettere all'ordine del giorno solamente il parere che ci è stato richiesto sulla variazione. Sono arrivate però in questi giorni 3 interrogazioni a risposta immediata. E vista dei temi richiesti, si è ritenuto, appunto anche con l'assenso
dei capigruppi, del capigruppo di inserirle, e quindi vi è stata un'integrazione all'ordine del giorno. Quindi, ora, a seguito delle comunicazioni, c'è stata la richiesta di due espressioni di sentimento. Procederemo poi con le tre interrogazioni a risposta immediata e poi con l'ultimo punto, ossia il parere alla richiesta di variazione al punto. Chiedo scusa. Sì, vi invito a disattivare i microfoni in maniera tale da chi non parla, in maniera tale da togliere i rumori in sottofondo. Potete ovviamente, come lo vedete sulla, avete, io vi vedo qui sulla destra, ci sono appunto le spunte dei microfoni, vi invito a silenziarvi in maniera tale da evitare i rumori in sottofondo. Vorrei chiedere se adesso mi sentite. Sì, ecco Giannini, ti sentiamo. Ok, meno male. Ti vediamo, quindi ecco. Ciao, buongiorno. Bene. Sono arrivate richieste di due espressioni di sentimento. Allora, prego, consigliere Cavazzon, a lei la parola per la sua espressione di sentimento. Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. In parte lei mi ha tolto la scena, nel senso che parte dell'espressione di sentimento ha già espressa lei in apertura di questa sera. Un po' di eco. Mi sentite? Con un po' di eco, ma ti sentiamo. Guarda, purtroppo l'eco c'era anche prima, non so come toglierlo, ma è passato molto il volume. Dovresti togliere il tuo volume audio. Il volume è molto abbassato, quindi provo ad abbassarlo ancora un pochettino per vedere se... Tanto noi siamo zitti, come togli... un po' meno. Noi ti ascoltiamo soltanto, quindi se tu lo togli del tutto si va via anche l'eco. Allora lo tolgo del tutto. Va bene, tolto del tutto, mi sentite? Sentiamo. Allora, scusate, perché però non mi sento più io e diventa un problema. Lo lascio così. Allora, ribadisco il buongiorno a tutti. Un saluto affettuoso a Giorgio Micheletto, che ieri è tornato a casa, adesso farà il suo periodo di quarantena e tornerà insieme a noi al resto come prima. Allora, passo all'espressione di sentimento che sono scritto e che è abbastanza importante, noi riteniamo, del movimento, e quindi non voglio perdere. Ci ritroviamo oggi riuniti in piena emergenza sanitaria causata dalla pandemia del Covid-19. Situazione di una gravità senza precedenti, in quanto evento tragico che colpisce per la prima volta dal dopoguerra ad oggi il mondo intero. Il nostro primo pensiero va alle persone che hanno perso la vita a causa di questa pandemia, ai loro familiari e a tutti coloro che stanno lottando e soffrendo negli ospedali. Un riconoscimento speciale deve andare a tutti coloro che ogni giorno, spirito di sacrificio, di abnegazione ed un altissimo senso di responsabilità, si adoperano lavorativamente in questo difficile frangente, sia per salvare delle vite, sia per confezionare, trasportare e distribuire ogni genere di prima necessità necessario per la sopravvivenza. Siamo vicini a tutti i cittadini, chiusi nelle loro abitazioni, affrontano di buon grado le ordinanze emanate dall'autorità per contenere il diffondersi di questa pandemia. Questa convocazione per acquisire il parere dell'adozione di un aggiornamento al PUC per noi non riveste carattere di urgenza, tali da giustificare le modalità del percorso di approvazione imposto, negando di fatto anche la partecipazione pubblica dei cittadini. Poi, come sempre, nel gruppo del Movimento 5 Stelle ha prevalso il senso di responsabilità ed il senso delle istituzioni che noi qui rappresentiamo. Conseguentemente abbiamo deciso di essere presenti e di contestare nel merito, punto per punto, le pericolosità che questa modifica porta con sé. Nella realtà, scusate, sto leggendo e ogni tanto col telefono
abbiate pazienza. Avevo perso il pezzo. Dopo negando di fatto anche la partecipazione pubblica dei cittadini, vi chiedo scusa, è talmente assurda la convocazione dei consigli municipali in questo momento per parlare dei temi d'oggi, che i gruppi municipali del Movimento 5 Stelle hanno anche valutato, in forma di protesta, come sempre pacifica, la possibilità di non presenziare nemmeno questa stucchevole discussione, in cui daremo un parere sull'ampliamento delle piscine dei genovesi più ambienti, mentre migliaia di nostri concittadini fanno la coda per ottenere il buono spesa, per fortuna stanziata. Poi, come sempre, nel gruppo del Movimento 5 Stelle ha prevalso il senso di responsabilità ed il senso delle istituzioni che noi qui rappresentiamo, e conseguentemente abbiamo deciso di essere presenti e di contestare nel merito, punto per punto, le pericolosità che questa modifica porta con sé. Nella realtà, il vostro fuoco, quello dei terreni e degli spazi edificabili, della cementificazione, rientra in quel modo di determinare la politica e l'economia locale costituita da chi da sempre tira le fila di questa gente, che sarebbe un abominio definire partito. Visto che si tratta di un'economia che si giova di una relazione con la politica, che le consente di accrescere i propri interessi attraverso manovre tecnicamente parassitarie, a favore di pochi a discapito di molti. Perché parassitare è una rendita che viene fuori dalla scelta che la politica fa di premiare l'incremento del valore immobiliare, va spesso a scapito della qualità del tessuto urbanistico. Palese esempio di questa politica sono l'aver portato in votazione proprio in questo momento, ma anche in generale in assoluto, le varianti del che permetterebbero l'ampliamento di piscine e andrebbero ad aumentare il valore immobiliare di case già milionarie. All'altro punto in votazione, eliminando con questa modifica il divieto, qua mi è di nuovo scappato, mi chiedo scusa, ho quasi finito. Ha finito Carazzo? Perché lo sto leggendo sul cellulare. Giannini, quando è rosso così vuol dire che... Quando manca, eliminando con questa modifica il divieto a fine abitativo dei bassi del centro. Chi ne è proprietario, dopo una approssimativa manutenzione che eventualmente farebbe conquistare l'abitabilità, si limiterebbe ad aumentare l'affitto a quei residenti costretti in un sottoscala da ristrettezze economiche. Nessun vantaggio per la collettività, solo vantaggio per privati, oltretutto non piccoli proprietari, ma quasi sempre gruppi economicamente importanti eppure di criminalità organizzata, come dimostra il sequestro Canfaro. Questo vuol dire incitare tale situazione in barba ad una giunta che fa della sicurezza e della lotta al degrado il suo proprio. Alla luce di ciò, non solo ci esprimiamo fortemente contrari alla forma, al metodo, al modo e ai tempi dell'approvazione, ma esporremo la nostra contrarietà pubblicamente, punto per punto, per dimostrare quanto questo documento sia una beffa, un insulto per l'ambiente e per i cittadini genovesi. Vi chiedo scusa per le varie interruzioni, ma leggendolo non sono riuscito a fare di meglio. Grazie. Grazie consigliere. Prego consigliere Maranini per la sua espressione di sentimento. Mi sentite? Ho attivato il microfono. Prego. Ok. Desidero condividere con voi i sentimenti provati in queste settimane trascorse. La paura per noi, per i nostri cari, di contrarre il virus, la solitudine di tante persone che non vedono e non sentono nessuno da giorni, l'impotenza davanti a una pandemia globale, la rassegnazione, il dolore, il lutto per le vite portate via dal Covid-19. Eppure in molti ha preso forza la riscoperta di valori talvolta assopiti. La solidarietà, quando ci si sente spinti ad occuparsi di chi può avere bisogno. L'altruismo, quando si cerca di evitare il contagio usando le massime precauzioni. Lo spirito di abnegazione nel compiere al meglio il proprio dovere. Ognuno secondo i propri ruoli, dal semplice ma efficace stare in casa al servizio prestato da tutto il personale sanitario e tecnico
presente negli ospedali, nelle residenze sanitarie assistenziali, nelle pubbliche assistenze, nelle forze dell'ordine, senza dimenticare i docenti e gli studenti e di tanti lavoratori che in questi giorni stanno perdendo il posto di lavoro. A tutte e ad ognuna di queste persone desidero che arrivi il grazie. Grazie a chi cerca di dare al meglio il proprio contributo per superare questa terribile prova per l'umanità intera. Grazie a chi cerca di semplificare ed allietare la vita del prossimo, sia che sia ad un metro, sia che sia fisicamente molto lontano. Una sorta di quarantena per tutti, una quaresima per molti, una vera e propria via crucis per troppi che hanno visto e vissuto da vicino questa passione. Spero che tutto questo possa quantomeno servire a rendere tutti ed ognuno più consapevoli del bisogno che abbiamo l'uno dell'altro, di quanto sia terribile l'isolamento, di quanto da soli siamo nulla, di quanto sia importante la vita di ognuno, di quanto sia importante rivedere la scala delle nostre priorità. Solo allora potremmo dire davvero di avere sconfitto non solo il Covid-19, ma anche di avere gettato le basi per un futuro migliore. Questo sarà possibile grazie alla partecipazione di tutti e di ognuno, ma soprattutto sarà possibile con il ricordo delle persone che hanno perso la propria vita e quella dei propri cari. Per loro chiedo un minuto di silenzio per poi continuare la mia espressione. Grazie. Le interrogazioni, t'ho detto. Le domande, non le risposte. Mazzarola. Parlo arabo. Scusate, non sento più niente. C'è un minuto di silenzio. Ah, ecco, avevo perso le ultime battute che non avevo più sentito. Grazie, grazie, mi unisco. Grazie. Spero davvero che tutti i membri di questo consiglio potranno avere la facoltà, anche nel ruolo dei consiglieri municipali, di contribuire attivamente affinché i cittadini di San Pierdarena e San Teodoro possano trovare maggiori risposte e soluzioni possibili ai problemi correlati all'emergenza sanitaria del Covid-19. Quindi dall'ospedale Villa Scassi al ruolo dei medici del territorio, all'assistenza sanitaria, economica e sociale di chi è in stato di bisogno, alla sanitizzazione delle strade, delle postazioni AMIU come delle pensiline MT. Questo senza che nessuno osi limitare il nostro ruolo a semplici passacarte che si incontrano solo per dare un parere su una variazione al piano urbanistico comunale in piena emergenza sanitaria, come oggi ci viene chiesto dalla giunta comunale. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo alle interrogazioni a risposta immediata. Iniziamo con interrogazione, aggiornamento, distribuzione, buoni pasto. Chi è il consigliere che illustra l'interrogazione? Sono io. Prego, consigliere Mazzuccagni, a lei la parola. Grazie presidente, grazie a tutto il personale del municipio che si rende disponibile in questa situazione. Anche per noi, per me, il pensiero va a questa situazione di estrema emergenza, alle vittime di questa situazione. Ne abbiamo avuto anche. Si sente? Sentite? Prego. Ok, grazie. Alle vittime e a tutti gli operatori e lavoratori che ci consentono di condurre parzialmente una vita normale, quindi ci consentono di avere quello di cui abbiamo stretta necessità. Anche noi riteniamo, come dire, improprio trattare di un PUC, su cui poi esprimeremo il nostro documento, le nostre espressioni,
in un momento così grave e così difficile. E noi abbiamo voluto, nonostante appunto che durante la capigruppo abbiamo convenuto di non caricare questo consiglio anche per eventuali problemi di natura tecnica, ma certi temi a nostro avviso sono stati estremamente importanti, e in particolare quello che vado a leggere adesso. Leggo il testo, vado piano perché ogni tanto mi pare che la voce cada un attimo. Considerato che durante la conferenza stampa del 28 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'Economia annunciavano nuove misure economiche per chi si trova in difficoltà a comprare generi alimentari e di prima necessità durante l'emergenza Covid-19. Vengono erogati dal governo 400 milioni di euro, risorse immediatamente disponibili per i comuni attraverso l'ordinanza 658 della Protezione Civile per sostenere le persone in difficoltà. Tenuto conto che il comune di Genova sono stati resi disponibili più di 3 milioni di euro a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare, e preso atto che in data 1 aprile 2020 viene indetto dal Comune di Genova un bando per l'assegnazione buone spese ai cittadini. Il bando presenta taluni requisiti di assegnazione che proprio il nucleo familiare sia in difficoltà nell'acquisto di generi alimentari di prima necessità a causa dell'emergenza Covid-19, che ha determinato una perdita, una riduzione dell'entrata in famiglia, la presenza di minorenni o disabili presenti nel nucleo familiare. La presentazione della domanda deve avvenire tra il 3 e 6 aprile. La domanda si potrà compilare esclusivamente online sul sito del Comune di Genova. Tenuto conto che durante la commissione 5-6 del 3 aprile 2020 sono state effettuate molte proposte all'indirizzo della Giunta Comunale da parte dei consiglieri, dei presidenti di municipio e degli auditi, che l'assessore Fazio abbia confermato le disposizioni precedenti, nessuna modifica nelle tempistiche di presentazione della domanda, nessuna possibilità di allestire dei point presso i municipi, viene confermato che la domanda potrà essere effettuata solamente online. E che durante la commissione il sito del Comune di Genova è andato in tilt per tutto il pomeriggio. Ritenuto che per il nostro gruppo municipale fosse necessario modificare la tempistica per la presentazione della domanda di fruizione dei buoni pasto per impedire che il sito andasse in tilt nel primo giorno. L'esclusività della domanda online presso il sito del Comune di Genova possa essere un impedimento per una cerchia delle persone a cui i buoni sono destinati, poiché non muniti degli strumenti per connettersi alla rete o per difficoltà nel compilare la domanda, e soprattutto la categoria più fragile della popolazione, gli invisibili, rispetto al precedente punto fosse necessaria la realizzazione di un point presso i municipi con obbligo di prenotazione degli appuntamenti per impedire la formazione di assembramenti, cosa che sta avvenendo per il ritiro. Non abbiamo capito perché non era possibile farlo per la l'assegnazione. Si interroga il presidente di municipio e l'assessore competente chiedendo un'informativa generale sulla questione, se siano state riscontrate difficoltà da parte dei cittadini nel nostro territorio e sulla condivisione o meno dell'amministrazione municipale rispetto ai dubbi posti in premessa sul bando. Grazie consigliere per l'interrogazione che, come dire, dà anche la possibilità di esprimere e comunicare gli sforzi e anche come dire, il buon risultato di questa gigantesca operazione messa in atto dall'amministrazione comunale in pochissimo tempo, mettendo in piedi un'organizzazione che sta funzionando bene, sta dando buoni risultati in poco tempo, ed è anche poi, come avete avuto modo, penso, di leggere sulla stampa in questi giorni, è stato anche un esempio, forse il primo in Italia così compiuto, così portato a una perfetta sinergia tra istituzioni e terzo settore. Ecco, questo è qualcosa che non era mai avvenuto. Anche il portavoce del forum del terzo settore, in una conferenza stampa che penso voi abbiate seguito di un paio di giorni fa, con gli assessori Picciocchi, Fazio e Guardilli, ha dato, come dire, riscontro su questa
sinergia, e quindi, come dire, è un tipico esempio, uno dei tanti nuovi casi dove l'amministrazione comunale di Genova si pone anche come capofila di buone pratiche che possono dare anche poi una continuità e magari un'emulazione anche da parte di altri comuni. Come è stato detto appunto in premessa, si tratta di buoni spesa di 100 euro, erogazione di 100 euro a persona. Le domande sono state fatte tra il 3 e il 6 di questo mese. C'era stato, visto ovviamente il grosso numero di... Io sto facendo una piccola introduzione, poi vi leggo anche la risposta ovviamente dell'assessore Fassio, pervenuta dal suo assessorato. Vi è stata ovviamente, come era prevedibile, una elevata mole di richieste che ha causato qualche rallentamento nella prima giornata, ma poi il sistema ha retto molto bene. Quindi ringrazio ovviamente tantissimo i tenenti comunali che hanno lavorato a questa operazione, a tutti i volontari appunto del terzo settore che hanno coadiuvato questa operazione. Il numero elevato di richieste dei voucher ha superato di gran lunga poi la disponibilità economica, tanto che il comune ha aperto anche un conto corrente per delle donazioni che sta avendo anche risultati, ci sono state molte donazioni in maniera tale da poter ampliare anche la platea dei beneficiari oltre ai soldi che sono arrivati dal governo. I criteri è stato stilato ovviamente non potendo soddisfare tutte le richieste che superano il plafond disponibile, è stata stilata una graduatoria che ha tenuto conto di alcuni criteri, ad esempio di priorità, quindi la presenza di minori o di disabili in famiglia o l'assenza di altri sussidi pubblici. E c'è stata anche, ho letto, una sterile polemica, a mio avviso, degli altri municipi guidati dalla sinistra, che a quanto ho appreso sembra che si siano sentiti offesi di non essere stati coinvolti in questa organizzazione. Ma vedete, secondo me, vista anche l'emergenza gravissima che stiamo attraversando, queste polemiche lasciano il tempo che trovano e sono fuori luogo, perché qui non si tratta l'importante è che le cose si facciano e si facciano bene. A noi non sta bene quando le cose non vengono fatte bene, ma quando una cosa funziona, il municipio ha il compito di coadiuvare l'azione del comune, non di ostacolarla o per eccesso di zelo, che talvolta può essere anche controproducente, magari andare a inficiare un'organizzazione che in quel momento, in quel settore, non necessita dell'apporto del municipio. Faccio un esempio, è stato contestato che non c'è stata la presenza di point nei 9 municipi. Ce ne sono 24 di point sul territorio, quindi 2 per municipio. Voi sapete, immagino, che l'erogazione di questi buoni spesa che è in atto in questo momento si tiene sia a San Pier d'Arena sia a San Teodoro. A San Pier d'Arena nei locali della Polizia Municipale, quindi all'interno dell'edificio del municipio centro-ovest, via San Pier d'Arena 34, e per quanto riguarda San Teodoro, alla scuola dell'infanzia Garbarino, in via Asilo Garbarino 17, quindi 24 point all'interno della città per un'organizzazione capillare. Sorrido alla proposta che era stata avanzata dagli altri municipi di fare 9 numeri telefonici diversi, ognuno per territorio, ma voi vi immaginate la confusione? Ecco, no, qua c'è bisogno di razionalità e di ottimizzazione delle risorse che abbiamo in una situazione così difficile. Quindi non posso che complimentarmi in questo caso con l'amministrazione comunale per la riuscita dell'operazione. Leggo brevemente per sommi capi la risposta dell'assessore. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande online è stata alle ore 15 di venerdì 3 aprile. A parte un minimo rallentamento iniziale, pochi minuti, del sistema dovuto a un evidente sovraccarico, non ci sono state criticità. Anzi, nei primi 15 minuti sono state presentate e caricate 240 domande, nei primi 45 minuti le domande caricate sono state 1000, nelle prime 2 ore si sono raggiunte le 3800 domande andate a buon fine,
fino ad arrivare a circa 9.400 domande a fine giornata. Il sistema pertanto non è andato in tilt e ha supportato l'enorme afflusso senza cedimenti né rallentamenti. Anche la perplessità relativa alla modalità scelta dall'amministrazione per la presentazione delle domande, considerata limitante per alcune tipologie di persone, da ritenersi superata dal numero complessivo di domande caricate nei 4 giorni a disposizione, 23.748 domande. Si tratta di un numero enorme che testimonia la bontà della scelta e l'efficacia degli strumenti forniti alle persone più fragili e bisognose di assistenza. Gli operatori del comune e i volontari del terzo settore hanno ricevuto le telefonate e hanno supportato le persone, sia fornendo assistenza nella compilazione, sia inserendo sotto dettatura le domande sul sistema. Un simile risultato non sarebbe stato raggiungibile prevedendo point sul territorio che avrebbero rallentato di molto le operazioni e avrebbero obbligato le persone a uscire di casa, creando inevitabili assembramenti vietati in quanto pericolosi. Alla luce dell'esperienza si può sostenere che l'operazione realizzata, che consentirà di raggiungere con il buono spesa 12.500 persone, questo al netto poi delle ulteriori donazioni che ci saranno sul conto aperto, rappresenta un successo per l'amministrazione e per la cittadinanza. Prego consigliere, se c'è replica. Ha attivato il microfono, grazie presidente per la risposta. Beh, che dire, questi fondi destinati al nostro comune, ricordo appunto che sono fondi che provengono dal comune, che avevano come preciso obiettivo quello di creare una solidarietà di natura immediata nelle fasce più deboli della popolazione. Se in alcune situazioni da parte, in particolare delle amministrazioni municipali di centro-sinistra, ci sono state delle critiche sulla mancata condivisione di questo, di questa l'organizzazione d'erogazione di questi fondi, fa parte ovviamente un atteggiamento culturale diverso. Quindi vediamo in altre amministrazioni invece un atteggiamento, come possiamo dire, sovranista, quindi della gestione totale, della mancata e scarsa condivisione, ma non è la prima volta che ci troviamo dinanzi a questo tipo di atteggiamento. È una scelta politica e in questi casi però è anche una scelta umana. Perché se tutto tecnicamente ha funzionato, nonostante qualche lieve blocco del sistema, sicuramente funziona tutto tecnicamente, ma tutti hanno strumenti tecnici, perché le fasce più deboli non hanno accesso a internet, le fasce più deboli non hanno neanche a comporre un numero telefonico, le fasce più deboli hanno un approccio nei confronti del soddisfacimento delle proprie esigenze, della compensazione delle proprie povertà, dei propri limiti, con strumenti umani e non con strumenti tecnologici. Quindi si doveva consentire l'accesso ai point, che sono stati organizzati, ma point per il ritiro, non point per la richiesta. Una persona che non ha accesso a internet, che non può neanche comporre un numero telefonico, che fa parte di un mondo che manco noi ci immaginiamo, probabilmente, anzi, molti se lo immaginano, altri no, altri che lasciano navi in mezzo al mare cariche di profughi, non se lo immaginano come le persone in alcune situazioni spendono la propria vita. Quindi queste persone non hanno avuto accesso un accesso normale, un accesso umano, un accesso fisico alla possibilità di utilizzare questi fondi. Però tecnicamente tutto ha funzionato bene, da un punto di vista puramente tecnico, asettico, freddo. La quota umana, secondo me, è stata un pochino dimenticata. Quindi i riscontri tecnici, matematici, numerici, per carità, li mettiamo lì, ma non compensano quello che è l'esigenza umana della persona. Io vorrei sollecitare ancora a rivedere questo atteggiamento, lasciare a parte un po' la tecnica, che è molto autoreferenziale, e valorizzare maggiormente la quota umana di vigilanza fisica alle persone, agli ultimi, agli invisibili. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Passiamo alla successiva interrogazione. La risposta immediata. Interrogazione su sanificazione strade. Chi è chi illustra l'interrogazione? Quale consigliere? Io, Presidente. Prego, consigliere Lucia, a lei la parola per l'illustrazione dell'interrogazione. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Allora, l'interrogazione a risposta immediata che abbiamo presentato
parte dal Consiglio Comunale del 24 marzo del 2020 che vede approvato un ordine del giorno che è stato presentato dal consigliere Pandolfo e che impegnava il sindaco a provvedere in questa fase di emergenza e nel periodo anche immediatamente successivo un processo di sanificazione delle strade e anche degli istituti scolastici. Il documento, l'ordine del giorno è stato approvato e quindi in seguito a questo consiglio la giunta comunale ha subito diramato insieme ad Amio una mappa dei percorsi del piano di sanificazione delle strade cittadine che ci è arrivata anche tramite l'email del municipio. In questa mappa però per quanto riguarda il nostro municipio, il nostro territorio, non vi era la presenza in questo piano di sanificazione di moltissime vie di San Pier d'Arena e San Teodoro, vie importanti comunque di passaggio. Infatti il nostro gruppo municipale ha inviato il 30 marzo un'email lei presidente, al sindaco e all'assessore all'ambiente in cui mettevamo in evidenza questo fattore e inserivamo una serie di vie che ci sembrava opportuno inserire nell'elenco del piano di sanificazione. Quindi troviamo fondamentale che si proceda a questo piano di sanificazione e soprattutto che riguardi anche la questione dei cassonetti di Amio, ma anche zone come le pensiline dell'AMT. Quindi con questa interrogazione poniamo a lei presidente e all'assessore che cosa chiediamo. Chiediamo informazioni innanzitutto generali sulla situazione del Covid-19 sul nostro territorio, ma anche di come sta avvenendo il piano di sanificazione nel nostro municipio rispetto anche alle proposte che sono state avanzate nella nostra email. Grazie. Bene, grazie consigliere. Sì, come sapete, come avete avuto modo poi di constatare, è iniziato un piano di sanificazione che riguarda tutto il territorio cittadino. Vi leggo alcune comunicazioni intercorse appunto con il responsabile di zona di Amio che ci danno alcune delucidazioni in merito e poi c'è anche tutto un elenco che vi leggo di strade che poi avrete modo poi di consultare, tenendo anche conto che queste indicazioni sono poi generalmente integrate anche dalle segnalazioni e vi ringrazio ovviamente perché abbiamo avuto modo di ricevere da parte dei consiglieri segnalazioni su alcune strade, richieste di intervento che vengono puntualmente girate e inoltrate al responsabile di zona di Amio, all'assessorato competente, che vengono recepite in tal senso. Qui vi leggo una mail, allora sempre del responsabile di Amio di zona. Buongiorno, il servizio di sanificazione del municipio Centro Ovest viene effettuato con lavastrade che effettua le vie ad ampia percorribilità e con lavaggio sanificazione effettuata con botticella delle postazioni dei cassonetti stradali. Sono inoltre previsti dei lavaggi con botticella nei punti sensibili quali fermate bus o altri luoghi di assembramento di persone. Fino ad oggi, questa comunicazione è del 7 aprile, fino ad oggi sono stati effettuati interventi in Piazza Masnata, via Rolando, via Rota, via Anzani, via Stegno, via Scanzi, piazza Monastero, piazza Barabino, via San Pier d'Arena, via Mamiani, piazza di Negro, via Venezia. Per quanto riguarda le pensiline AMT, non competono direttamente ad Amio, ma interveniamo su richiesta di AMT o delle segnalazioni ovviamente che pervengono e quindi poi vengono attivate, diciamo, su richiesta di chi ha competenza diretta sulle pensiline, cioè AMT. Vi era poi una risposta, se non ricordo male, a una mail inviata da lei, consigliere Lucia. Buongiorno, si informa che oltre alle vie del municipio centro-ovest del percorso antimeridiano della lavastrade di Amio, alle quali si fa riferimento, la sanificazione delle strade è stata estesa anche al turno pomeridiano, inserendo numerose vie del municipio in oggetto che erano state escluse precedentemente. Questo a quanto vi dicevo prima, cioè vi è un'integrazione continua, poi sulla base delle varie segnalazioni.
Nello specifico, il percorso del mercoledì e del sabato, in turno pomeridiano, prevede interventi di sanificazione nelle vie ad ampia percorrenza di San Pier d'Arena e San Teodoro, Corso Martinetti, via Vasco de Gama, via Fanti, via Carrea, Porta Angeli, Mura degli Angeli, via San Bartolomeo del Fossato, via Farini, via Gibimonti, via Venezia, via Bologna, via Bari, via Ferrara, via San Marino e via Caduti Senza Croce. Si informa che sono previsti inoltre interventi di lavaggio e sanificazione anche nelle vie più strette tramite Botticella, vabbè, qua ripete quello che era stato detto prima, sia in turno antimeridiano che in turno notturno. In ultimo è prevista la sanificazione di tutte le postazioni di cassonetti stradali effettuata da AMIU, bonifiche. Abbiamo poi nel dettaglio il percorso dei due turni. Percorso lavastrade, martedì, giovedì e sabato, turno antimeridiano. Poi avremo modo, se non lo avete, poi di farvelo anche avere. Questo è arrivato ieri, se non sbaglio. Se volete ve lo leggo brevemente, si parte vabbè, da via Merano, che non è nel nostro municipio, via Soliman, via Albareto, via Siffredi, e si arriva poi via Cornigliano, via Ansaldo, Porte di Cornigliano, e poi ecco, via Piero Agostini, via Pacinotti, via San Pier d'Arena, via Buranello, via Avio, piazza Vittorio Veneto, piazza Montano, via Cantore, via Milano, piazza Principe, gira da Rotonda, via Milano, lato Monte, via di Francia, da Rotonda, gira indietro, via Cantore, lato Monte, via Reti, via Fillac, via Canepari, via Rossini, piazza Pallavicini, e si procede poi nell'altro municipio. Questo avete modo, poi rimane, ve lo inoltriamo. Questo era il violetto, il percorso lavastrade martedì, giovedì e sabato, turno antimeridiano. Poi abbiamo percorso lavastrade mercoledì e sabato, turno pomeridiano, anche qui vabbè, partiamo da Corso Parone, via Bianchi, via Perini, via Rolla, via Perini, Corso Martinetti, via Vasco de Gama, Corso Magellano, via Fanti, via Carrea, ritorno sino a Martinetti, prosecuzione Martinetti, Porta Angeli, Mura Angeli, via San Bartolomeo del Fossato, svolta, effettua percorso al contrario, via Farini, via Gibimonti, via Venezia, via Bologna lato mare, via Bari lato mare, via Bari lato monte, via Bologna lato monte, via Ferrara, via San Marino, via Caduti Senza Croce, svolta ed effettua percorso al contrario sino a fine via Venezia e poi via Coronata. Questi sono nel dettaglio i due percorsi delle vie principali. Quindi ti ringrazio nuovamente anche per le segnalazioni che stanno arrivando e si invita ovviamente voi come anche i cittadini nel continuare a segnalarci eventuali richieste in tal senso. Prego consigliere, se c'è replica. Grazie Presidente, allora sì, la invito a mandarci quest'ultimo aggiornamento. E sì, perché avevo mandato quelle email perché mi sembrava veramente strano che alcune principali vie, come ha già detto lei, come via Rolando, via Buranello, via San Pier d'Arena, non erano inserite nell'elenco. Poi c'è arrivata la risposta il 31 marzo da parte dell'assessorato e di AMIU che ha incominciato a inserire delle vie nel percorso di sanificazione. Anche all'interno di quest'ultima lettura manca un po' anche la nostra parte, quella del Campasso, ma invito a inserirla anche perché poi, rimanendo ormai chiuso il Campasso, c'è bisogno anche qui di un passaggio all'interno del piano di sanificazione. Poi non farebbe male, visto che rimanendo anche ormai un quartiere chiuso a se stesso con una sua vita, diciamo che non farebbe male un passaggio e un presidio ulteriore, visto che ultimamente nella nostra via servono un po' di presidi, sia per chi viola le norme del decreto arrivando fino al Parco della Nora per andarsi a fare una bella partita di basket scavalcando i cancelli, oppure per chi la notte si fa un giro a perlustrare le vetture dei cittadini che, non uscendo per giorni, rischiano veramente di ritrovarsi la macchina aperta, come è già successo. Quindi un presidio in più non farebbe male, se ci fosse, ringraziamo vivamente. Grazie. Grazie consigliere. Colgo l'occasione a questo riguardo di comunicare
che a seguito poi dalla analoga segnalazione pervenuta da lei, consigliere, anche dal consigliere Papini, sulla presenza di ragazzi al palco della Nora che accedevano da via Baden-Powell, è stato poi tramite la polizia locale attivata Aster per la chiusura adeguata dei cancelli anche nel lato superiore al fine di non consentire ingressi non consentiti e conseguenti possibili assembramenti. Proseguiamo con la terza interrogazione, risposta immediata, promozione del servizio a domicilio supermercati in periodo emergenza Covid-19. Consigliere Alfarone, legge lei? Bene. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Allora, premesso il sostegno del profondo riconoscimento al presidio urbano dei servizi del commercio di vicinato, soprattutto in questa crisi di pandemia, anche quelli a domicilio, sottolineando che ci preoccupa la situazione dei punti vendita della grande distribuzione organizzata, la GDO, luoghi tuttora di assembramento di persone, pur nel rispetto delle norme vigenti di distanza individuale. Preso atto che molti grandi marchi possiedono già un servizio a base di shopper per la consegna a spesa a domicilio e di come questa sia messa a dura prova dalla grande richiesta a causa della crisi in corso, e considerando che qualsiasi soluzione favorisca l'alleggerimento di code e assembramenti, permanere a casa e la messa in sicurezza dei lavoratori e dei punti vendita stessi, sono iniziative ben accette in conformità con le disposizioni governative. Sottolineando che la GDO, la grande distribuzione organizzata, in questo momento non soffre di calo di fatturato, si interroga la Giunta Municipale al fine di conoscere se sono stati messi in atto o se si ha intenzione di farlo, tavoli o sollecitazioni con tali esercizi allo scopo di potenziare questi servizi di consegna a domicilio in tutela del territorio e o se si è sollecitata l'amministrazione comunale a farlo. Grazie. Bene, grazie consigliere per l'interrogazione. Beh, a tal riguardo vi leggo, intanto come sapete è stato attivato appunto il servizio di consegna di spesa a casa coordinato dalla come ho anticipato nelle comunicazioni iniziali, coordinato dalla Protezione Civile. Come municipi siamo stati contattati per fare da collante, da cerniera col tessuto associativo e anche con eventuali singoli cittadini, con eventuali singole adesioni. Quindi colgo nuovamente l'occasione per ringraziare tutti i volontari che svolgono questo importante servizio, anche i singoli cittadini che hanno aderito. Per quanto riguarda il nostro territorio, il punto della Protezione Civile è collocato all'interno della struttura del Matitone ed è un servizio che sta dando dei buoni risultati. Sono numerose le richieste di persone impossibilitate a uscire e che quindi si affidano a questo tipo di servizio. In una delle riunioni, in una videoconferenza appunto fatta con gli altri presidenti, c'è un punto che vi leggo: servizi online, supermercati e farmacie. Data l'attuale carenza di servizi online di distribuzione di merci e farmacie, si richiede di sollecitare, questo lo chiediamo all'amministrazione comunale, alla giunta comunale, si richiede di sollecitare alle grandi distribuzioni di alimentari e alle farmacie l'ampliamento di servizi di consegna a domicilio previa prenotazione. Inoltre, in merito ai supermercati tipo Coop Drive, si richiede la possibilità a chi usufruisce del ritiro presso il supermercato stesso di uscire dal proprio municipio per il ritiro della spesa. Questa a oggi è l'unica sollecitazione in tal senso sulla falsa riga, ecco, di quello che viene richiesto dalla vostra interrogazione. Però ecco, recepiamo questa ulteriore sollecitazione, no, che viene da questa interrogazione, e ci faremo quanta voce poi in tal senso di un'ulteriore richiesta all'amministrazione di sensibilizzazione. C'è replica, consigliere? Bene. Grazie, sono terminate le interrogazioni e risposta immediata. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Parere ai sensi dell'articolo 59 del vigente regolamento per il decentramento alla partecipazione municipale del municipio su adozione di aggiornamento ai sensi dell'articolo 43,3
della legge regionale 36/1997 per l'introduzione di modifiche puntuali agli articoli 11, 13, 14, 15, 16 delle norme generali, delle norme di conformità del piano urbanistico comunale. Allora, a tal riguardo è stato collegato a questo punto all'ordine del giorno, è stato depositato un ordine del giorno. Ecco, mi chiede, dovrebbe essersi collegato il consigliere Ghirardi? Consigliere Ghirardi, ci sente? Io dallo schermo non lo vedo, non so se. Vediamo le Sì, Presidente, Se lo collega. vedo io in questo momento. Lo vedi? Mi vedete? Ecco, Mi benvenuto. vedete? Ah, eccolo, bravo, benvenuto consigliere. Quindi Grazie. alla Mi segreteria. sentite? Ci sentiamo, la sentiamo fatta e chiara. Ok, la ringrazio. Ciao Sergio. Ciao. Ciao. Allora, abbiamo un ordine del giorno collegato al parere, depositato e a firma dei gruppi consiliari Liberi Uguali, Lista Civica Insieme, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Ora, io vi direi di procedere quindi così. Passiamo all'illustrazione dell'ordine del giorno. Apriremo, se per voi va bene, poi alla discussione generale, un'unica discussione generale che comprenda quindi l'argomento comprensivo dell'ordine del giorno che è attinente alla richiesta di parere. E poi procederemo alla votazione, a due votazioni separate, una votazione sull'ordine del giorno e una votazione sul parere. La votazione avverrà in maniera nominale, nel senso sarete chiamati, sarà l'appello e ogni consigliere manifesterà il proprio voto in favorevole, contrario o astenuto o anche non votante, volendo potrebbe anche decidere, equivale ad alzarsi e a lasciare l'aula. Ecco, queste sono le tre opzioni. Se è tutto chiaro, se non ci sono osservazioni, direi di procedere in questo modo. Quale consigliere espone l'ordine del giorno collegato al punto all'ordine del giorno? Mi riferisco a questo ODG depositato. Io, Presidente, sono stato richiesto di darne lettura, non so se mi sentite. Prego, certo, prego consigliere, a lei la parola. Grazie. Allora, intanto, scusate, buongiorno a tutte e tutti. Do lettura del documento citato. In effetti, questo documento deriva da tutta una serie di riflessioni condivise a fronte dei nostri ultimi lavori in commissione. Vista la proposta di deliberazione di giunta comunale al Consiglio Comunale numero 9 del 13 febbraio 2020, atto numero 2020 DL43 del 12 febbraio 2020, ad oggetto adozione di aggiornamento ai sensi dell'articolo 43,3 lettera C della legge regionale 36/1997 e sue successive modifiche e integrazioni, per l'introduzione di modifiche puntuali agli articoli 11, 13, 14, 15, 16 delle norme generali e degli articoli citati, delle norme di conformità del piano urbanistico comunale. La richiesta di espressione del relativo parere ai municipi, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento sul decentramento e la partecipazione, premesso che, pur consci dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, si contesta la scelta della civica amministrazione di far esprimere il parere ex articolo 59 ai consigli municipali a tappe forzate, fornendo un tempo che riteniamo decisamente insufficiente al necessario approfondimento della pratica, anche con gli uffici, trattandosi di una delibera di modifica al piano urbanistico comunale, uno dei più importanti documenti del comune. Considerato che questa convocazione per acquisire il parere dell'adozione e aggiornamento del PUC in un momento tanto tragico per Genova e l'Italia tutta, riteniamo non rivesta assolutamente carattere di urgenza o priorità tali da giustificare le modalità del percorso di approvazione imposto.
tenuto conto delle osservazioni formulate dal Circolo Nuova Ecologia, Lega Ambiente, Genova, Italia Nostra, sezione Genova, ritenuto che per quanto riguarda la modifica all'articolo 11, comma 23, lettera B, l'intenzione espressa per questa modifica è quella di... Chiedo scusa? Sì, che non lega. Ah, c'è stato un'interferenza. Ritenuto che per quanto riguarda la modifica dell'articolo 11, comma 23, lettera B, l'intenzione espressa per questa modifica è quella di eliminare il rigido parametro volumetrico di 30 metri cubi, individuando in alternativa più puntuali requisiti qualitativi di carattere paesaggistico al fine di garantire il rispetto della morfologia del terreno ed il corretto inserimento nel contesto dei manufatti. Il parametro di 30 metri cubi nasce da una richiesta degli uffici regionali in sede di VAS e pertanto non si rileva la liceità alla modifica facendo ricorso all'articolo 43 della legge regionale 3697, quando lo stesso articolo, al comma 3, impone come prerequisito il rispetto delle norme VAS e delle relative indicazioni applicative. Le sentenze TAR riguardano casi di condomini e strutture ricettive, alberghi, bed and breakfast, eccetera, e pertanto non si condivide la necessità di rispondere a questa esigenza, andando ad eliminare il vincolo anche per le unità abitative residenziali, quando era sufficiente introdurre una deroga per le sole strutture. I requisiti qualitativi di carattere paesaggistico si riducono all'eliminazione della dicitura, evitando il più possibile trasformazioni del terreno, per introdurre il criterio meno restrittivo delle modeste trasformazioni del terreno che, in combinato con l'aggiunta della frase, in particolare quando è costituito da fasce con muri di pietra secco e compreso in zone di valore paesaggistico individuate dal PUC, crea di fatto un depotenziamento delle norme paesaggistiche del PUC vigente, allargando la possibilità a realizzazioni molto impattanti. Ritenuto che, per quanto riguarda la modifica dell'articolo 13,3.1, l'intenzione espressa per questa modifica è quella di fissare la soglia dell'incremento volumetrico nel caso di sostituzione edilizia al 40%, adducendo quale giustificazione che la soglia del 20% di superficie agibile non consenta di soddisfare i requisiti di ordine sanitario e per il risparmio energetico imposti dalle norme vigenti. Sebbene quanto espresso nella motivazione sia corretto per interventi di sostituzione edilizia di dimensioni contenute, sarebbe stato preferibile formulare la modifica prevedendo una deroga per permettere l'innalzamento della misura nella misura necessaria al soddisfacimento dei requisiti di rispetto delle norme sanitarie o di realizzazione di interventi atti a generare risparmi energetici in riferimento ai parametri dimensionali dell'edificio oggetto del progetto di sostituzione. L'assenza di detti parametri dimensionali comporta nella modifica così formulata la capacità di ampliare il volume fino al 40%, anche in quei casi in cui non sarebbe dettata dai requisiti di ordine sanitario e per il risparmio energetico imposti dalle norme vigenti, di fatto, così aprendo, la porta a possibili e immotivate speculazioni edilizie. Ritenuto che, per quanto riguarda la modifica dell'articolo 14,1, l'intenzione espressa per questa modifica è di semplice acquisizione di una norma sovraordinata, ma si ritiene che la formulazione proposta non si limiti all'acquisizione della norma, ma, di fatto, produca un allentamento delle difese presenti nel PUC vigente. Non si comprende la ratio per l'eliminazione della possibilità di demolizione degli edifici pericolosi in presenza di dissesti attivi o quiescenti. È ritenuto che, per quanto riguarda la modifica all'articolo 14,4, l'intenzione espressa per questa modifica è che la norma vigente porterebbe alla limitazione della possibilità di realizzare parcheggi interrati, anche quando sono di modeste dimensioni, comprese in contesto urbano e funzionali a singole unità immobiliari, così come in aree già impermeabilizzate dove un nuovo intervento potrebbe condurre ad un miglioramento delle superfici permeabili e paesaggistico del contesto. La proposta eliminazione del limite di 10 metri dello scavo, pari circa ad una palazzina di 3 piani, sia estremamente dannosa per la salvaguardia di un territorio fragilissimo come il nostro e considerate le esperienze del passato di cantieri per parcheggi interrotti. La norma proposta comprende l'eliminazione del divieto di costruzioni interrate in aderenza ai sensi del Codice Civile e introduce la possibilità di non rispettare il limite dell'altezza massima del fronte, pari alla distanza dai confini introdotto nel PUC vigente al fine di evitare controversie giudiziarie e disastri ambientali generati dall'applicazione della legge 122/89, cosiddetta legge Tognoli, ed era già passata al vaglio del Consiglio di Stato per ricorsi di alcuni costruttori e in quella sede confermata. L'attuale stato del mercato immobiliare dei parcheggi presenta numerosi lotti invenduti nelle realizzazioni degli ultimi anni,
Pertanto, non si comprende la necessità di allentare le norme esistenti per, di fatto, liberalizzare il mercato ad ogni tipologia di intervento. Con le modifiche proposte sarà possibile scavare a fianco degli edifici di proprietà confinanti semplicemente presentando una perizia asseverata. Per effetto di queste modifiche, la possibilità di realizzare parcheggi in struttura viene ampliata ed estesa a giardini e parchi. Storici, alle aree di conservazione del territorio, a RPR di presidio ambientale. Ah sì? Articolo ACCS2 delle norme di conformità. La modifica proposta prevede l'eliminazione dell'esclusione della possibilità di cambio d'uso a residenza per i fondi degli edifici del centro storico, adducendo la motivazione della valorizzazione delle aree. La modifica comporterebbe un incremento del carico urbanistico delle aree e, pertanto, si dovrebbe procedere ad una vera variante ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 3697 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto i margini di flessibilità del comma 1 articolo 43 legge regionale 3697 per gli ambiti di conservazione, riqualificazione e completamento prevedono esplicitamente che le modifiche non vadano ad incidere sul carico urbanistico. Non sia comprensibile l'urgenza di tale modifica, non sussistendo nel centro storico cittadino una richiesta abitativa, anzi si contano a migliaia i locali sfitti. La nuova norma introdotta lascerebbe adito a molteplici abusi che in varie forme si riscontrano già oggi proprio su quello stesso territorio. Non sia coerente la modifica proposta con la motivazione addotta, in quanto data la caratteristica del tessuto del centro storico, l'utilizzo residenziale dei cosiddetti bassi comporterebbe una maggiore desertificazione dei vicoli, producendo l'effetto contrario a quello ricercato della valorizzazione delle aree. Non sia infine coerente dalla tradizione storico-culturale del nostro centro storico, che ha sempre visto per tali spazi una natura di carattere produttivo, aggregativo, sociale e commerciale. Per risolvere i problemi di valorizzazione di certi immobili, sarebbe piuttosto opportuno eliminare la prescrizione presente nelle norme di conformità relative agli ambiti ACUS, ACU, ARUR, che prevedono che il cambio d'uso per i fondi accessibili carabilmente è consentito solo per la realizzazione di parcheggi, escludendo ad esempio i piccoli laboratori artigianali, anziché andare a modificare la norma CCS2 in oggetto. È ritenuto che, per quanto riguarda la modifica dell'articolo ARPR2 delle norme di conformità, la modifica proposta permette agli imprenditori agricoli professionali negli ambiti di riqualificazione del territorio di presidio ambientale di seguire per la realizzazione di nuove serre o l'ampliamento di volumi esistenti per l'utilizzo a serre le norme meno restrittive previste per l'ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola. La nuova norma non è coerente con le finalità generali dell'ambito in oggetto di presidio ambientale. La norma proposta dovrebbe essere accompagnata da un vincolo all'utilizzo per serre delle superfici, anche qualora venga meno la condizione di imprenditore agricolo professionale, per impedire che venga sfruttata per aggirare le prescrizioni per la realizzazione di volumi ad uso residenziale in aree di presidio ambientale. Ritenuto infine che le modifiche proposte non soddisfino la condizione di non incidenza sul carico urbanistico e sul fabbisogno di standard urbanistici previsti agli articoli 28 e all'articolo 43, commi 1 e 3, lettera C, della legge regionale 3697 e successive modificazioni e integrazioni, e che pertanto la procedura qui proposta è in contrasto con la legge regionale e sarebbe invece da adottare la procedura di variante prevista all'articolo 44 della medesima legge, esprime parere contrario alla proposta di deliberazione di giunta comunale al Consiglio Comunale numero 9 del 13 febbraio 2020 come in premessa. Grazie. Grazie consigliere. Quindi allora, come abbiamo detto, ora aprirei alla discussione generale sull'argomento nella sua interezza, poi alle dichiarazioni di voto. Anche quelle non ci sarà dichiarazione di voto per il documento e dichiarazione di voto per il parere in sé, ma saranno poi due votazioni diverse, voteremo, avremo un primo appello nominale per il voto sull'ODG e poi l'appello nominale per il voto sul parere. Apro dunque alla discussione generale, la parola è concessa.
Posso? Sì, Passeri. Prego, Passeri. Tanto buongiorno a tutti. Sì, ho chiesto, facevo cenni con le mani, a questo punto mi sono permesso di pigiare il tasto e prendermi la parola con un po' di autorità. Niente, intanto volevo, approfittavo di questo momento in cui vi vedo tutti per dirvi, vabbè, è una cosa velocissima, consentitemela. Io sono in Via Rota in ufficio a lavorare e temo che la situazione stia un po' alleggerendo, nel senso che le persone iniziano ad avere un po' di sarà il tempo, saranno un po' queste notizie un po' così positive che stanno circolando in questi giorni, ma c'è una situazione che sembra di stare in una giornata normale. Ora, secondo me, questo è il periodo, è il momento proprio più difficile, perché stiamo raggiungendo a fatica un risultato, un miglioramento. Mi scusi, consigliere, mi trovo costretto a richiamarla sull'ordine del giorno, però puntualmente giro subito la sua segnalazione al comandante della polizia locale, che a breve quindi mi avrà qualche dubbio. Va bene. Avremo poi modo in altra sede di approfondire questo argomento. Sì, no, perché sa che cosa? È che purtroppo. Di richiamarla sull'ordine del giorno. Va bene, va bene. Torno all'ordine del giorno. Allora, mi trovo, vabbè, assolutamente d'accordo con la considerazione fatta nell'ordine del giorno letta dal consigliere Buffa. Credo che in questo momento, soprattutto, non voglio usare il termine approfittare, perché spero che non sia questo il caso, però in una condizione in cui, come ci troviamo adesso, a affrontare una battaglia mondiale, cercare di far passare così come piccole cose delle variazioni in realtà molto rischiose e impattanti per il nostro territorio, sia una cosa da evitare. Inoltre credo, anzi sono sicuro, che questa sia stata una reazione anche condivisa in altri municipi, pertanto non è che se tanti fanno una cosa è per forza giusta, ma mi viene da pensare che forse questo parere al bilancio sia, questa situazione che dovremmo votare sia un pochettino, ecco, inopportuna adesso e inopportuna anche proprio in generale. Quindi questa è un po' la mia, può essere anche poi fondamentalmente una dichiarazione di voto. Lascio la parola e chiedo scusa se sono stato così monello nell'uscire dall'argomento. Grazie consigliere, se ci sono altri interventi la parola è concessa. Renato, sono Caterina. Prego assessore. Buongiorno a tutti. Io dunque, come assessore competente e anche come libero professionista in questo caso, mi sento molto partecipe a questa richiesta che arriva come variazioni del PUC. Ovviamente ben consapevole del momento che stiamo vivendo a livello mondiale, a livello locale, a livello nazionale, mi rendo conto che forse non è il momento più adatto, però mi rendo anche conto che ci sono delle azioni già in atto da tempo che non potevano prevedere ovviamente l'arrivo del Covid, quindi di solito le variazioni al PUC vengono fatte a seguito di progettazioni in essere che hanno portato in evidenza delle problematiche che bisogna comunque affrontare. Quindi mi sento di dire che, consapevole del momento in cui siamo tutti quanti, ci sono cose che vanno avanti per forze di cose, quindi bisogna affrontare. E dal momento in cui siamo chiamati ad affrontarli, dobbiamo affrontarli con cognizione di causa, quindi non nasconderci dietro all'emergenza del Covid, e quindi credo che comunque sia giusto esprimere un giudizio tecnico e consapevole di quello che ci viene chiesto. Detto questo, io non credo che questo documento sia tutto da buttare via, e parlo in questo momento con una consapevolezza tecnica. Le norme generali del PUC sono norme che un tecnico, un architetto, un ingegnere, un geometra utilizza quotidianamente e applica quotidianamente all'interno dei progetti che deve presentare. Parla come professionista interessato ai progetti. Sta qua. Quindi sento un sottofondo e quindi
vorrei analizzare e comunque apportare, cosa che ho fatto anche in commissione direttamente al dirigente Berio, delle osservazioni, perché poi queste osservazioni comunque come gruppo politico andranno avanti anche in comune. Quindi osservazioni che toccano semplicemente i punti che vengono chiesti di guardare, sono 9. Di questi 9 punti, a mio parere, nel mio giudizio tecnico, 5 sono punti che giustamente devono essere variati e modificati per poter andare ad affrontare la norma a livello progettuale nel modo più coerente e corretto per noi progettisti, vista come con l'occhio da progettista. 4 punti invece hanno bisogno sicuramente di essere rivisitati e riconsiderati. Per quanto riguarda appunto il primo punto, il punto dove viene considerato l'articolo 11,23 della lettera B, il famoso punto delle piscine, consideriamo che la norma, sì, faccio riferimento a quello che ha detto prima il consigliere Buffa, che diceva una separazione della considerazione dei fatti, tipo ad esempio quando si considera l'intervento all'interno di un condominio piuttosto che di una struttura. I condomini sono residenza privata e per i condomini viene applicata la norma progettuale come per una singola unità abitativa immobiliare, quindi a livello tecnico non possono essere divise ed è per questo motivo che viene affrontata sia a livello condominiale che a livello singolo. Quindi questa normativa era giusto affrontarla e variarla, perché così com'è attualmente è molto limitativa. Limitativa in un'ottica abbastanza generale, cui viene applicata a livello progettuale, quindi credo sia corretto applicare una variazione in questa norma, ma variarla semplicemente con alcune proposte del tipo eliminare i 30 metri cubi di volume e sostituire, quindi e rivedere l'applicazione di questa normativa all'interno delle aree di fasce terrazzate, anche se poi il dottor Berio aveva esplicitato questo punto dicendo che loro intendevano eliminare quindi i posizionamenti di strutture prefabbricate sopra le fasce e quindi togliere degli impatti a livello estetico, e quindi credo che questo sia consapevolmente accettabile. Poi per quanto riguarda il punto 4 dell'articolo 14, in questo caso vengono prescritte all'interno di questo articolo un paragrafo molto limitante a livello progettuale, che sarebbe necessario richiedere la rivisitazione o comunque la sostituzione, perché richiedere l'area permeabilizzata all'interno di un intervento di superficie, loro hanno fatto un esempio di 200 metri quadri, che quindi venga previsto un 400 metri quadri di permeabilizzazione all'interno delle nostre aree e nel nostro territorio, diventa molto limitante, perché una superficie così di solito è difficilmente disponibile all'interno di interventi di questo genere. E quindi la proposta potrebbe essere quella di valutare caso per caso, e quindi applicare una percentuale all'interno dell'intervento e rendere quindi in percentuale l'area permeabile. Per quanto riguarda invece l'articolo 16,C, dove appunto viene fatta la differenziazione tra parcheggi a raso e parcheggi in struttura, sono tecnicismi che però poi vincolano gli interventi quando vengono richiesti degli interventi all'interno del territorio. Loro giustamente volevano creare una divisione tra i due tecnicismi, quindi due interventi tra raso e struttura, ma in questo modo
a parer mio diventa di nuovo vincolante, perché se noi andiamo a definire un metro e mezzo come un muro di contenimento per una struttura di parcheggio a raso, limitiamo gli interventi, perché per natura del nostro territorio, quando andiamo a fare uno scavo, difficilmente abbiamo solo un muro di contenimento più un metro e mezzo, e quindi la proposta potrebbe essere quella di ampliare e variare questo muro di contenimento. Sulla variazione dell'ambito al CCS, ricordo che l'ambito al CCS in zona PUC è un ambito del centro storico cittadino genovese, quindi il nostro centro storico di Genova, perché il nostro centro storico di San Pier d'Arena è un ambito storico, ma è CCU se non erro, non CCS. Sono d'accordo anche io su forse la rivisitazione quantomeno di questa proposta, che potrebbe essere avere un senso di riqualificazione di quelle aree che sono state abbandonate col tempo, e quindi ci ritroviamo ad avere edifici con tutti i fondi completamente chiusi, che forse portano ancora più degrado di quello che è, ma probabilmente a consentire la sola residenza singolare per ogni fondo potrebbe essere veramente un problema. Quindi quello che si poteva provare a proporre era bene provare a cambiare, a dare una svolta di rigenerazione all'interno del nostro centro storico, ma che fosse unitaria. Quindi se abbiamo dei fondi che occupano tutto un palazzo, proviamo a cambiare quei fondi di tutto il palazzo, e quindi dare un cambio di destinazione d'uso all'intero edificio, che forse allora può portare crescita e valorizzazione. Bene, qui mi taccio, ho finito. Grazie. Grazie Assessore. Se ci sono altri interventi, la parola è concessa. Sì, potrei intervenire. Sì, prego, consigliere Bosco. Poi ho visto anche Pastorino che si è prenotato. Prego, consigliere Bosco, a lei la parola. Grazie. Rispondendo in particolare all'intervento del nostro assessore, signora, scusi un attimo, sì, la rete mi funziona, Patrocinio, ti ringrazio, però ha dato uno sviluppo di questo per l'approvazione di questo PUF, di questo PUC molto più tecnica. Il momento, come la signora Patrucinio ci ha ricordato, non è proprio il momento adatto, specialmente per approfondire un argomento. Ha citato leggi urbanistiche, o perlomeno una progettazione che si basa su queste leggi urbanistiche. In questo, però, secondo me, abbiamo un pochino troppo trascurato l'aspetto di interesse per i nostri residenti. Io parlo San Pier d'Arena e San Teodoro. Quanto poi si fa riferimento a una rigenerazione urbanistica, e non ne abbiamo mai parlato in sede municipale. E quindi mi sembra che dovremmo approfondire, e forse giusto in un altro tempo, quanto ha esposto il nostro assessore, tecnicamente perfetto e che ringrazio, ma forse non adeguato al momento. Grazie. Grazie consigliere. Prego consigliere Pastorino, a lei la parola. Buongiorno, intanto buongiorno a tutti e a tutte. Allora, intanto un chiarimento che faccio a me stesso, ricordavo che questa proposta di variazione al PUC presenta vari punti e articoli che ai noi devono essere votati nella loro totalità e quindi non possono essere votati singolarmente. E andando a rapportare queste variazioni al nostro territorio, abbiamo riscontrato in effetti che in alcuni punti ci sono delle criticità che non sono state sciolte anche dalle spiegazioni dei tecnici del comune. Da parte del nostro gruppo consigliare non ci deve essere un'accettazione o una preclusione tout court a tutti i punti, perché ognuno di essi in effetti presenta piccole o grandi riserve. Non vado a analizzare
ogni singolo punto perché non è necessario. Faccio soltanto alcuni piccoli esempi. Per quanto riguarda la rimodulazione delle serre, ad esempio, potrebbe essere portare un vantaggio a quegli imprenditori agricoli che in questo momento versano in un momento di crisi, così come ad esempio le piscine e i parcheggi. Allora, visto che si parla comunque di ambiti, contesti residenziali, si potrebbe immaginare, un esempio molto facile potrebbe essere, pensate alle torri faro. Ecco, lì è un contesto residenziale privato dove non si andrebbe in effetti a intaccare un territorio dove c'è della flora, lì è tutto cemento. Se questo condominio decide di fare una piscina o creare una piscina, potrei anche non essere per forza avere una posizione ostativa. Il problema, semmai, è quello di valutare anche la conformazione idrogeologica di tutto il nostro territorio. Quindi non ci deve essere per forza un contrasto tra il territorio con la sua flora piuttosto che il cemento. Immaginate un esempio di qualche mese fa, l'orto, quello collettivo di Corso Perrone. Era un orto, non è stato mantenuto probabilmente nel modo giusto ed è crollato. Abbiamo dovuto chiudere una strada come Corso Perrone. Quindi non ci deve essere per forza il fatto del mettere del cemento in più, perché anche dove abbiamo della flora, della fauna, se non c'è manutenzione, il rischio è sempre quello di avere dei problemi. E l'ultimo punto, quindi semmai ci deve essere una maggiore attenzione alla manutenzione, sia che ci sia cemento, sia che ci sia terreno agricolo. Il punto invece, quello che a me onestamente colpisce di più, è quello della trasformazione dei piani terra in locali abitativi. E anche in questo, in effetti noi riteniamo che questa soluzione potrebbe portare sia problematiche dal punto di vista commerciale, perché il ruolo del commercio è quello di avere un presidio sul territorio. La rete commerciale è sempre stata un presidio sul territorio, e quindi il secondo problema sarebbe quello di avere un problema di tipo o sociale o di sicurezza. Quindi anche in questo caso gli esercizi commerciali garantiscono una sorta di sicurezza per il territorio, per i cittadini e per la comunità. Quindi noi auspichiamo in questo momento che ci sia una maggiore attenzione e magari un maggior approfondimento da parte del comune, della giunta comunale, magari anche del sindaco su questi punti, e quindi ci sia anche un maggiore approfondimento di questi punti e una maggior condivisione anche con i municipi. Grazie. Grazie consigliere. Se ci sono altri interventi, la parola è concessa. Se non ci sono altri interventi, apriamo le dichiarazioni di voto. Quindi dichiaro aperte le dichiarazioni di voto, dichiarazioni che, come ho detto, vedranno, uno può esprimere il suo voto su entrambe le cose. L'ODG? No, sarà un'unica dichiarazione di voto dove sarà... Mi sente, Presidente? Sì, consigliere Maranini, a lei? Sì, perché non ho visto... Mi stavo preoccupando, infatti. Non si è vista, forse. Tornerai alla discussione. Discussione generale, ancora? Voleva... Sì, perché non ho avuto modo di mettere la manina. Contributo. Prego, allora, consigliere, discussione generale. Prego, consigliere. Grazie. Grazie che mi provo a connettere la videocamera. C'è dalla strada che non... Ok, ecco. Ma io vorrei fare un passo indietro addirittura al 2011, quando questo consiglio promosse e chiese al comune
diverse osservazioni, pose diverse valutazioni migliorative allora nel PUC e bene per noi vennero accettate tutte. Venne accettato il mantenimento della linea verde che già era nel 2009, venne inserita la linea blu che consentisse poi in un futuro la possibilità di approdo al mare per San Piero d'Arena, venne accettato il vincolo sulla destinazione del servizio pubblico e inoltre vengono approvati i nostri pareri sulla modifica dell'articolo 15 per limitare il proliferare delle sale da gioco. Quindi il documento votato all'unanimità precedentemente da tutto il Consiglio riuscì a trovare l'accoglimento da parte del Comune. Poi purtroppo però nel mese dopo, durante la votazione del PUC, PDL si astenne e ci fu la contrarietà del leghista, allora unico Rossi, che disse, questa è una frase che secondo me è bene che ricordiamo, in questo PUC sia a livello comunale che nel nostro municipio c'è un tasso di cementificazione elevato che non possiamo accettare. Questa era la sua motivazione alla contrarietà al PUC. Quindi oggi invece ci viene chiesto di aumentare eventualmente in percentuale questa cementificazione. Allora mi chiedo, poi alla fine forse nel tempo le idee cambiano. Ma io vorrei anche portare nel concreto su San Piero d'Arena in particolare, anche San Teodoro, il cosa andrebbe poi ad accadere con l'approvazione di questo principio. Alcuni consiglieri di vecchia data come me sanno che ad esempio c'è un'ipotesi di parcheggio nell'alveo iniziale del Rio Martinetti, che nella parte interrata, quindi nel progetto c'è una parte, riguarderebbe le pendici collinari al lato di via Promontorio. Quindi è stato un progetto che più volte è stato respinto dal municipio, in questa fase potrebbe poi venire accolto. Quindi ci chiediamo un attimino eventualmente la questione. L'altra area che verrebbe eventualmente ripresentata in oggetto è l'area del parcheggio in zona Fanticarrea, dove anche lì c'è un progetto che però non ha portato avanti mai il privato, in quanto in zona non vengono chiesti alla fine il parcheggio, nessuno comprerebbe il parcheggio lì e quindi di fatto il progetto non è mai stato portato. Quindi io veramente rimango anche contento che il consigliere Pastorino ha espresso la contrarietà all'uso domiciliare dei bassi in particolare nel centro storico, ma sappiamo che un domani si aprirebbe la questione anche su San Piero d'Arena e non oso pensare quale uso avrebbero questi bassi, cioè mi vengono in mente i Voltini e mi vengono in mente diversi locali in zone un po' magari amene. Quindi effettivamente direi che questa richiesta, oltre a non essere stata presentata certamente in un periodo facile, anzi in un periodo veramente, veramente difficile per tutti, e vedo che anche la Lega mostra contrarietà. Quindi sono qua che mi chiedo quale poi sarà il voto finale di tutti i gruppi e chiedo al Presidente in particolare cosa comporterà il voto contrario del nostro municipio a livello amministrativo e addirittura potrei quasi anticipare il voto contrario della maggioranza dei municipi. Ecco, quindi termino con questo quesito che pongo al Presidente. Grazie. Grazie consigliere. Siamo stati ricatapultati nella discussione generale, quindi se qualcheduno ci ha ripensato e vuole dare ancora il suo contributo in discussione generale, la parola è concessa. Chiedo scusa, io ho una domanda, Presidente, se posso. Prego. Volevo sapere questo, cioè procediamo a una discussione generale rispetto all'ordine del giorno e poi alle successive dichiarazioni di voto e in seguito alla discussione generale rispetto all'espressione del parere e poi alle espressioni di voto oppure un solo momento?
No, avevo detto all'inizio, poi magari non si è capito, io avevo proposto una discussione generale unica per entrambi gli argomenti, che comunque hanno attinenza, perché l'ordine del giorno è attinente all'argomento, quindi un'unica discussione generale, un'unica dichiarazione di voto, dove il gruppo, il consigliere può decidere se esprimere la propria dichiarazione di voto per ambedue i documenti o esprimerne solo una, poi sta alla sensibilità di ognuno, ma fare poi le due votazioni separate, quindi un primo appello nominale per votare lo e poi un secondo appello nominale per votare il parere. Però un unico ambito di discussione generale, poi un unico ambito di dichiarazione di voto, anch'essa generale. Ecco, allora se posso, siccome non avevo capito, pensavo di limitarmi, come dire, poi a quella dedicata all'espressione del parere, ma volevo dire qualcosa anch'io. È stato detto, diciamo così, di cercare di non nascondersi dietro alla situazione specifica. Io, cioè che è quella, come dire, dell'emergenza sanitaria a livello nazionale, io non mi nascondo affatto dietro questa situazione ed anzi, credo che proprio a fronte di questa situazione nascano molte delle perplessità che sono all'interno dell'ordine del giorno proposto, che sono, mi sembra, all'interno di tutta una serie di interventi che mi hanno preceduto, devo dire quasi all'unanimità, no, non proprio perché capisco che poi ci sono sempre un po' delle dinamiche, come dire, che in qualche modo vincolano l'espressione libera del pensiero. Io che da questo punto di vista non ho vincoli, mi sento di dire, intanto forse ci dovremmo chiedere in primo luogo, ma questa proposta, quante persone interessa? Del nostro municipio, cioè delle persone che noi andiamo effettivamente a rappresentare qui, seduti qui, oh, ma qui con tante virgolette, nel senso che siamo a casa nostra per la situazione. Quante persone riguarda questa proposta di modifica? Io vi voglio portare questo esempio, poi qualcosa mi tengo, come dire, per la dichiarazione di voto sul parere, ma voi lo sapete che in commissione, cioè tutto sommato anche adesso, ci stiamo occupando di quanti metri cubi d'acqua servono per far bagnare comodamente le persone in piscine private. Ma voi vi rendete conto? È stato detto che 30 metri cubi d'acqua sono una vasca da bagno, però abbiate pazienza, io credo che l'urgenza in questo momento per la nostra città, a proposito di rigenerazione urbana, non sia questa. A me è chiaro, peraltro, che le norme che sono state, come dire, indicate e sono oggetto oggi del nostro parere non riguardano San Pier d'Arena e Sant'Eodoro per quanto attiene il centro storico. Sembra non essere chiaro a tutti, mi spiace, probabilmente c'è anche una certa difficoltà nella comprensione delle norme, delle proposte di modifica, però c'è un altro punto su, come dire, la situazione sempre un po' prolissamente, come dire, securitaria di questa questione sull'abitabilità dei bassi del centro storico. Il punto non è tanto il problema sociale di sicurezza, ma voi ci avete mai abitato in centro storico a Genova? Ma voi ve l'immaginate l'abitabilità di quei sottoscala che già ora in realtà dietro, come dire, a tutta una serie di aggiramenti della normativa, della giurisprudenza, a volte vengono utilizzati per scopi abitativi, ma vi immaginate, cioè anche lì, qual è la rilevanza dell'interesse privato? Perché appunto lo dirò poi dopo, in dichiarazione di voto, anche se più brevemente, si è parlato di stakeholders, ma scusate, gli stakeholders che io qui rappresento probabilmente non sono gli stessi dell'amministrazione comunale, ma non sono quelli che in questo momento hanno bisogno della proposta, come dire, di modifica di tutte queste questioni che mi sembrano francamente solo e soltanto gli interessi di pochi. Vi ringrazio. Posso intervenire, Presidente? Posso intervenire? Prego, consigliere Mazzucchelli, prego. Grazie, grazie. Ecco, io volevo sottolineare due aspetti di quello di cui ci troviamo a discutere. Uno l'ho sottolineato anche durante la commissione in cui era presente l'assessore. Io trovo un leitmotiv in particolare su tre aspetti più macroscopici. Di questa richiesta di modifica, piscine, parcheggio, aumento volumetrico. È un impatto fortissimo, negativo ovviamente, sul nostro territorio, che è un territorio complesso e un territorio fragile. Abbiamo visto il crollo dell'orto, eccetera. Manca la manutenzione, ma il motivo fondamentale è che il nostro territorio, lo sappiamo benissimo, è un territorio fragile. Quindi mi risulta sinceramente incomprensibile
un approccio, diciamo, culturale di questo genere, di questo tipo di richieste. E poi mi viene detto che si rispetta il principio del ricostruire sul costruito. Peccato che poi il ricostruito è un ampliamento, e questo mi risulta del tutto incomprensibile. Un altro aspetto mi risulta incomprensibile, ho già sottolineato, l'urgenza di trattare questi temi. Anche se sono stati percorsi iniziati che devono concludere, possono percorsi, come sottolineato dal professore, che secondo me possono essere interrotti, perché non vedo l'emergenza di parlare di piscine, non vedo l'emergenza di parlare di ampliamento di parcheggi o di aumenti volumetrici. Quindi questi, io cito soltanto tre come esempio. Potevano essere benissimo rimandati nel rispetto della gestione, una situazione emergenziale che impatta sulla persona, sulla vita delle persone, e alcuni di queste l'hanno perso, che assolutamente poteva essere rimandato. Grazie. Grazie consigliere. Mi hanno fatto notare intanto dalla segreteria, che ringrazio, che non sono stati designati all'inizio gli scrutatori. Tenete conto che poi verranno adesso designati come giusto da regolamento, poi però essendo il voto nominale, seguendo l'appello, poi l'effettiva procedura verrà effettuata qui dalla segreteria. Però chiedo la disponibilità dei consiglieri Passeri e Pastorino per svolgere funzioni di scrutatore. Sì, mi è arrivato il documento. E vi ringrazio, sì, vi è stato anche inviato il documento, comunque avrete modo. Grazie. Grazie. Sono disponibile, grazie a voi. Volevo sapere se il documento lo dobbiamo compilare e poi rimandare alla segreteria via mail oppure no. Sì, se avete la possibilità, sì, grazie. Grazie, vedo che Passeri è sul pezzo, con i potenti mezzi del suo ufficio. Se ci sono altri interventi, la parola è concessa. Siamo sempre in discussione generale. Se non ci sono altri... Mi ero prenotato con la manina, ma non mi ha visto. Grazie, devo ancora prendere confidenza con le manine virtuali. Prego, consigliere Lucia. Grazie, Presidente. Beh, innanzitutto mi unisco alla questione posta da altri consiglieri sulle tempistiche con cui arriva questo parere sul PUC, che sicuramente non vedo, nel mio parere invece, questa priorità e questa emergenza nel dare un parere oggi. Però ci adeguiamo e diciamo la nostra su questa modifica del PUC, anche se non condividiamo la tipologia con cui c'è stata posta. Sulle variazioni del PUC, guardate, purtroppo, come hanno detto altri colleghi precedentemente, non sono per niente soddisfatto, anche perché ci sono alcune questioni che ci sono state dette alla commissione seconda di lunedì che hanno accentuato il mio giudizio su questa variazione del PUC. Innanzitutto, come ha detto anche il collega Buffa, secondo me questa modifica riguarda solo pochi soggetti che sono investiti dalla variazione. E soprattutto non mi convince anche l'aspetto ambientale e del suolo rispetto a questa variazione. Ci sono anche alcuni termini che vengono modificati all'interno della delibera che non mi convincono, come sostituire all'interno del punto B delle piscine, evitando il più possibile con un che determini modeste trasformazioni, cioè dall'evitare il più possibile le trasformazioni dell'andamento del suolo si passa a che determini modeste trasformazioni. Per me non ha un significato simile, anzi è peggiorativo. Per quanto riguarda anche la questione dei parcheggi e quindi la questione del suolo, mi preoccupa abbastanza, come mi preoccupa anche, ed è stato già citato dal collega Buffa che mi ha preceduto, la questione del centro storico, e quindi mi unisco al pensiero di altre associazioni che vivono il territorio e che quindi hanno timore
veramente che all'interno dei bassi fondi del centro storico vi fosse veramente il rischio mafie, quindi organizzazioni criminali. Mi unisco a questo appello fatto dalla petizione di AMA, perché in quel punto veramente c'è, secondo me, un pericolo costante. E anzi, prendo anche spunto da quanto detto anche dallo stesso consigliere Papini durante la commissione seconda, che a mio avviso, quindi ne faccio sue anche le mie parole, che a mio avviso è molto più importante come punto di presidio per quel territorio e quella zona, attività invece di tipo commerciale, economico, quindi come presidi più funzionali rispetto alla questione abitativa. Quindi il mio punto di vista è che questa variazione del PUC poteva benissimo aspettare altri tempi, vista l'emergenza, perché sennò oggi potevamo discutere anche di altre mozioni, interrogazioni, interpellanze che sono depositate nel suo cassetto da più tempo e forse sono anche più funzionali, più interessanti per il nostro territorio, i nostri cittadini, che invece votare su una variazione del PUC che in moltissimi punti veramente desta preoccupazioni e anche non sembrano consone innanzitutto al nostro territorio, ma anche alla maggior parte dei cittadini e dell'utenza del comune di Genova. Grazie. Grazie consigliere. Se ci sono altri interventi, la parola. Presidente, ho schiacciato sulla manina, ma penso che non l'abbia vista. Non l'ho vista, grazie. Ecco, prego. Grazie. Scusate, perdonatemi un attimo, perché se no facciamo confusione, scusate, essendo scrutatori. Risultano 21 i presenti? 25. Perché se no, sì, no, 25, ma ci sono degli assenti. I votanti, poi il patrocinio non vota, quindi 21, giusto? 21 votanti. Scusa Luciano, perdonami, abbi pazienza. Prego. Figurati, ci mancherebbe, giustissima domanda. Presidente, ma io innanzitutto mi allaccio all'intervento dell'assessore Patricio, che tecnicamente non fa una grezza, però la sua premessa non mi trova assolutamente d'accordo, come hanno già detto ieri. Cioè, non ci stiamo nascondendo dietro l'emergenza. Consideriamo innanzitutto che questa è un'emergenza epocale, che nessuno di noi, e io sono tra le persone forse più anziane del Consiglio, ha mai vissuto. Quindi il nascondersi dietro l'emergenza non mi sembra una frase felice. Penso che certamente il processo di valutazione delle varianti del PUC sia stato iniziato prima dell'emergenza, ma come hanno detto altri consiglieri che mi hanno preceduto, ci sono delle cose che, vista l'emergenza, perdono la priorità e possono anche essere accantonate, non necessariamente devono andare avanti. Per quanto riguarda l'entrare in merito del PUC, io porto soltanto un esempio: si parla di posteggi interni. Io ho vissuto personalmente, quando non ero ancora nelle istituzioni, una problematica riguardante il parcheggio interrato del porto Fleming a Molassata. Parcheggio che è stato costruito con dei fondi europei, con due piani interrati, e a distanza di 2 anni e mezzo dall'inaugurazione non ancora in uso, se non nel piano in superficie, perché non hanno ancora stabilito come gestire i due piani interrati. Quindi se noi parliamo di varianti del PUC per quanto riguarda i parcheggi e sulla possibilità di costruire altri parcheggi interrati, mi sembra veramente parlare di pochezza e di interessi di poco. Detto questo, mi accodo a tutto già quello che è già stato detto e lascerò al mio capogruppo Michele Collaghi. Posso dire 2 cose? Aspettate un attimo che mi è arrivato, mi sembra che il consigliere Mazzucchelli non riesce più a vedere e sentire nulla. La vediamo ancora connessa?
Io qua non la vedo. Scusate un attimo, vediamo di risolvere un secondo questo problema tecnico col consigliere Mazzucchelli. Scusate, nell'attesa della risoluzione del problema tecnico, chiedere l'appartenenza del gruppo di Papini e Lucia Gaglianese, qual è? Perché la tabella è ancora in versione vecchia. Io infatti l'ho scritto anche nella chat, se andate a vedere. Almeno, spero di aver scritto. Scusate perché non la vedo, com'è? Ho scritto che Gaglianese e Papini sono in lista Cambiamo e la Giuseppina Bosco è in Forza Italia. Vorrei avere conferma anch'io dal presidente o dalla Mara. Confermo. Cambiamo. Sì, confermo. Cosa dovevamo scrivercelo a fianco? Sì, ce l'ho scritto. Sì, Henry Quadrino. Ho tirato una riga e correggete con la penna. Che penna. Si è ricollegata? Ma lo facciamo al computer. Sì, vabbè, io l'ho stampato, ognuno lo fa com'è, basta correggere. Ah. E poi lo scannerizzi? Beh, anche sì. Volevo chiedere parola se è possibile poi. Grazie. Chi è il consigliere? Morabito. Prego consigliere, a lei la parola. Intanto diamo il tempo al consigliere Mazzucchelli di rientrare. Sì. Volevo essere molto breve questa volta nel dire che se noi rendiamo abitabili i bassi a Genova, città che un anno sì, un anno anche, si alluviona, è una cosa abbastanza pericolosa anche per il comune. Abbiamo visto la fine che ha fatto l'ex sindaco che avevamo anni fa. Per cui anche su questa cosa qua ci penserei bene, che sono tutte situazioni alluvionabili. Grazie signor Presidente. Grazie consigliere, non vedo ancora il consigliere Mazzucchelli, credo che si sia scollegata, vediamo se, sto provando a scriverle su WhatsApp, mi ha scritto appunto non vedo, non sento più nulla, però vediamo se riesce a ricollegarsi. Tanto ecco, per ricollegarmi poi a quanto aveva chiesto, comunque sollecitato il consigliere Maranini, ora voto ovviamente il parere che aveva espresso democraticamente da questo consiglio, verrà portato nelle sedi opportune, verrà trasmesso ovviamente e sostenuto poi dal sottoscritto come sempre è avvenuto. Vedremo quale sarà il parere a seconda delle varie sensibilità e punti di vista che si stanno esprimendo. Tenete conto che poi, come sapete, il parere dei municipi non è vincolante, ma ha un suo significato politico. È opportuno poi sempre di più che buona amministrazione che si tenga conto poi delle osservazioni, al di là del fatto che un parere non sia vincolante, però le buone pratiche sono quelle che sono capaci di ascoltare le indicazioni importanti che vengono dai territori. Quindi sarà opportuno poi che i rappresentanti in consiglio comunale, in sede di commissione comunale, poi in sede di consiglio, recepiscano, questo indipendentemente poi dal parere in senso stretto che arriva come atto, ma anche siano capaci di recepire poi le osservazioni che sottoscritto, ma come penso ciascuno di voi con i propri referenti in comune sarà capace di portare in quanto rappresentante delle esigenze e delle peculiarità del nostro territorio, che quindi su molte cose lo vediamo, sta emergendo magari una discrepanza, magari un disinteresse di alcuni punti che non riguardano direttamente il nostro territorio o altri che avrebbero un effetto sul nostro tessuto non positivo. Quindi vedremo il parere che uscirà, io mi farò carico ovviamente di portarlo avanti, ripeto come sempre avvenuto, e sarà nostra cura, ripeto, portare avanti sempre il più possibile la voce del territorio che rappresentiamo nelle sedi, in tutte le sedi opportune. Consigliere Mazzucchelli, si è per caso ricollegata? Non la vedo, se qualcheduno è in contatto col consigliere Mazzucchelli, magari può
capire, magari si rivolgo a qualcheduno del suo gruppo, ecco. Se ci sono altri interventi, siamo sempre in discussione generale. Se non ci sono altri interventi, apriamo alla dichiarazione di voto, ricordo un'unica dichiarazione di voto, e poi procederemo a due votazioni separate, la prima votazione sull'ODG e poi la seconda sul parere. Sono aperte le dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Colnaghi. Buongiorno a tutti. Non sono intervenuto nella discussione perché ho pensato di esprimere due concetti, tanto che facevo questa dichiarazione di voto. Penso che, come abbiamo espresso ampiamente sia i miei colleghi che gli altri consiglieri delle opposizioni che sono intervenuti, riteniamo che il momento sia assolutamente sbagliato per questa discussione, soprattutto con queste tempistiche. Mi ricordo che per quanto riguarda i fondi, in sede di commissione si è parlato di situazioni di altre città, tipo di Amsterdam. Ecco, io penso che la situazione dei fondi di Amsterdam non l'avrei presa esattamente come esempio di quello che potrebbero diventare i fondi se venissero destinati a certi usi. Quindi diciamo che questa cosa ci fa propendere per votare in modo contrario. Oltre a questo, l'impatto ambientale che è stato citato più volte, suggerisco... Rieccomi, scusami Michele, rieccomi. Suggerisco nella prossima variazione del PUC di fare un focus magari migliorativo sul nostro territorio piuttosto che pensare ad altre zone, mentre quando si pensa alla variazione del PUC sul nostro territorio si pensa solo a inserire della nuova grande distribuzione o situazioni ancora peggiorative. Per questo motivo noi sicuramente voteremo in modo contrario, mentre voteremo favorevolmente ovviamente all'ordine del giorno che abbiamo contribuito a scrivere. Grazie. Grazie consigliere. Se ci sono altre dichiarazioni di voto, parola è concessa. Prego consigliere Pastorino. Grazie presidente. Allora, per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dalle opposizioni, mi sembra di notare che ci sia più che altro una contrarietà al fatto che ci sono degli interessi di carattere generale rispetto a quelli di carattere carattere particolare rispetto a un carattere più generale, e si contesti anche il fatto della tempistica con la quale è stato presentato, con la quale noi dobbiamo poi andare a votare il PUC. Però da circa 25 anni io abito qua a San Pia d'Arena e il modus operandi mi sembra che sia stato sempre questo. Quindi ho visto molte volte interessi particolari essere superati, cioè anzi l'interesse generale essere superato da interesse particolare. Del giorno presentato dalle opposizioni, il nostro gruppo consigliare voterà contrario. Per quanto riguarda invece le variazioni al PUC, poiché come ho detto già nel mio intervento ci sono punti che possono essere condivisibili, altri che invece manteniamo molte riserve e in altri ancora rimangono forti perplessità, la nostra scelta oggi è quella di astenerci dalla votazione di queste variazioni, auspicando una maggiore
maggior dialogo con il comune e con i nostri referenti in comune e anche in regione, perché poi ci sarà un passaggio anche lì. Grazie. Grazie consigliere. Se ci sono altre dichiarazioni di voto, la parola è concessa. Allora, sperando di essere... ci sono, adesso sono tornata, fortunatamente ho avuto un fall down della mia rete, quindi ho avuto un attimo di assenza. Per quanto riguarda la dichiarazione di voto, naturalmente sullo DG che abbiamo presentato, la posizione è favorevole. Per quanto riguarda ovviamente questa richiesta di modifiche al PUC, naturalmente il nostro voto è contrario per le motivazioni che abbiamo espresso prima, in quanto lo riteniamo assolutamente inaccoglibile. Grazie consigliere. Se ci sono altre dichiarazioni di voto, prego consigliere Passeri. Anche io voterò come gruppo Liberi Uguali a favore dell'ordine del giorno presentato e il voto invece contrario al parere per tutta la serie di motivi già elencati prima sia da me che dagli altri consiglieri. Una naturale conseguenza. Grazie consigliere. Scusate, io non sono capace ad alzare la mano, quindi devo chiedere parola così. Grazie. Allora, anch'io per una dichiarazione di voto, ovviamente come voto favorevole all'ordine del giorno presentato e parere contrario invece rispetto al parere sul PUC. Cerco di essere breve, anche se vorrei dire ancora tante cose, ma i tempi forse non ce lo consentono granché. In effetti, come ho già diciamo sottolineato anche in sede di commissione, mi sembra che a partire anche dalla giurisprudenza amministrativa che riguarda alcuni limiti che sono stati individuati proprio all'interno del PUC come presidio, come dire, di interessi diffusi, rispetto anche un po' alla confusione che si faceva prima tra generale e particolare, questo tentativo, come dire, una volta individuato il PUC come un po' a presidio di tutta una serie di interessi importanti, il fatto di modificarlo in modo, come dire, così mi sembra anche francamente un po' il tentativo di andare ad aggirare quella che è stata l'interpretazione del diritto vivente da parte della giurisprudenza amministrativa sui temi, insomma, in oggetto di cui stiamo parlando. Quindi questo è uno dei motivi principali. Ricordo nuovamente quanto, secondo me, sia stata inappropriata in sede di commissione questa dissimulazione rispetto agli stakeholders consultati. Ricordo che appunto i portatori di interessi, perché in italiano l'espressione è un po' più confacente forse a quello che era il significato che forse si voleva trasmettere, appunto sono pochi. Io mi dispiaccio per tutti coloro che si dovranno continuare a bagnare in 30 metri cubi d'acqua ritenendoli insufficienti, ma credo che appunto ci sono altre priorità per il nostro territorio in questo momento. E poi volevo, se possibile, esprimere anche una dichiarazione di voto sottolineando così il mio ruolo di Presidente della Commissione Speciale dei diritti delle persone con disabilità. L'assessore Cenci, spero di non sbagliare il nome, si è riferita al fatto che la modificazione dei bassi all'interno del territorio del centro storico in termini abitativi consentirebbe una sorta di legame con questo progetto di eliminazione delle barriere architettoniche, il cosiddetto PEBA. Francamente io, sarà perché ho abitato in centro storico, trovo che il centro storico sia uno dei territori della città più inadatto a accogliere persone portatori di disabilità, soprattutto se fisiche, soprattutto se legate alla mobilità, che l'idea che in qualche modo il solo fatto che le unità abitative si trovino al piano terra, in realtà conoscendo minimamente il centro storico, non dovrebbe trarci in inganno. Soprattutto il PEBA mi è sembrato essere stato utilizzato un po' in senso promozionale, o meglio strumentale, e ritengo che tra gli stakeholders di questa proposta di modifica del PUC certamente non ci sono, per lo più almeno nella mia opinione, persone con disabilità, e quindi non sfruttarle a fini promozionalistici. Per cui ribadisco, sarà un voto da parte mia favorevole per quanto riguarda l'ordine presentato, invece contrario per il parere. Vi ringrazio.
Grazie consigliere. Se ci sono altre dichiarazioni di voto. Sì, sono Bosco. Prego consigliere. Grazie. Visto e considerato quanto è emerso, visto e considerato che ritengo che non abbiamo avuto capacità né di tempo né di, per poter accedere a un'informazione e soprattutto vedere quali sono gli interessi sul piano urbanistico del nostro territorio, dichiaro astensione dal voto per il PUC e astensione all'ordine del giorno presentato dalle opposizioni. Grazie. Grazie consigliere. Se ci sono altre dichiarazioni di voto. Io. Prego consigliere Papini, prego. Buongiorno. Allora, il gruppo consigliere Cambiamo voterà contro per l'ordine del giorno dell'opposizione e si asterrà per quanto riguarda la richiesta di parere del comune. Perché pur non buttando via tutto, siamo fortemente contrari prima ai bassi, alla funzione abitativa dei bassi. In alcune situazioni, per quanto riguarda l'impatto idrogeologico, e quindi non ci sentiamo di esprimere totalmente favorevoli o totalmente contrari. Grazie. Grazie consigliere. Non so se sono esaurite le dichiarazioni di voto, ora guardando i gruppi mi sembra che, correggetemi se sbaglio, credo che tutti abbiano espresso. Se non ci sono quindi altre dichiarazioni di voto, procederei alla votazione. Quindi passeremo adesso alla votazione dell'ordine del giorno collegato al parere tramite appello nominale e allora, Alfarone Fabio, che è qua presente, favorevole all'ODG e contrario al PUC. Bosco. Astensione per voto a PUC e alla mozione. Non ho capito. Scusate, ora stiamo votando per il PUC. Scusate, per l'ODG. Per l'ODG. Ah, per l'ODG adesso. Per l'ODG. Alfarone ha votato favorevole. Astensione. Scusate, Presidente, non si sente quello che state dicendo perché siete distanti dal microfono. Stiamo votando per l'ODG collegato, solo per l'ODG collegato. Al momento ha votato il consigliere Alfarone, voto favorevole e astensione a quanto ho sentito del consigliere Bosco. Giusto, consigliere? Confermo, giusto. Grazie. Busto. Favorevole. Non si sente. Avete chiamato? Cagnana. Sì, mi sentite? Mi sentite? Sentiamo male. Ora sì, dai. Ora sì. All'ordine del giorno favorevole. Favorevole all'ODG. Favorevole. Presidente? Presidente ha votato contrario all'ODG. Ok. E Ferrari, chiedo scusa? Contrario anch'io. Ok, grazie. Ghirardi? Ghirardi? Io non sento. Sergio Ghirardi, ci senti? Io non sento, mi sento male. Posso? Io non so voi, ma sentivo malissimo.
Gerardi, eccolo qua. Ora ti sentiamo, devi... Favorevole, grazie. Giannini. Favorevole. Allora, DG favorevole. Lucia. È lo stesso, ma c'è... Favorevole. Grazie. Maranini. Favorevole. Mazzi. Non si sente, Mazzi. Favorevole. Mazzucchelli, favorevole? Favorevole. Gesticolo anche così almeno riusciamo a vedere, a sentire. Morabito. Favorevole. Papini. Sì. Papini. Contrario. Poi ci metto dopo. Passeri. Favorevole. Pastorino. Contrario. Puppo. Favorevole. Radi. Ordine del giorno contrario. Russo. Ordine del giorno contrario. Numero di votanti sono 21. Mara 21, perché sono assenti Baldi, Gaglianese, Micheletto, Triglia e Patrocinio 21, non vota. 21 ci siamo come totale, adesso stavo stendendo i dati favorevoli. I parziali? Ah, okay. Ok. Allora, abbiamo un'astensione, poi i favorevoli sono 1, 2. 14 dovrebbero essere. 14, giusto. 14, esatto. E quindi 6 contrari. Esatto, 6 contrari. Una e 6 contrari. 14 favorevoli. Lo dobbiamo riepilogare nel foglio oppure no? Sì, grazie. Dicelo. Dovete anche dirlo, grazie. Uno scrutatore deve dire il risultato, grazie. Vado io? Vai, vai. Allora, i votanti erano 21. Il risultato è favorevoli 14, contrari 6, astenuti 1. Confermate? Confermiamo, grazie. Chiedo la caduta della giunta in quanto non ha la maggioranza. La richiamo. Simo. E chi è il padre? Abbi pazienza. Alla votazione al parere. Però bello. Sì. Sì. Cosa fai? Ripartiamo? Dai. Noi scrutatori siamo pronti. Sì. La votazione per il parere. Siamo arrivati a Bosco. Consigliere. Alfarone ha già votato contrario. Ok. Io non sento niente. Alfarone no. Ha già votato contrario prima. Ah, ok. Bosco. Bosco, al parere mi astengo. Scusate, posso chiedere, perché sennò io non riesco a sentire niente, a parte gli scrutatori e la segreteria, potete silenziare i microfoni perché altrimenti è inutile che noi facciamo questo lavoro. Bravo. Accende il microfono solo chi deve votare, oltre a noi.
Ok, se tocca a me, forse, scusate, io ovviamente parere contrario. Sì, contrario. Non ho sentito più niente, comunque Cavazzon contrario. Contrario. Astenuto. Ferrari. Astenuto. Girardi. Verso Girardi. Girardi. Contrario. Giannini. Contrario. Contrario. Maranini. Maranini. Ora che deve parlare, dov'è? È morto, non c'è più, dov'è? Fabrizio. Contrario. Mazzi. Contrario. Mazzucchelli. Contrario. Morabito. Morabito. Mimmo. Contrario. Ci sente? Sì. Dica, non staccato il micro. Astenuto. Sì. Contrario. Pastorino. Astenuto. Contrario. Radi. Peccato che non c'è il tacco. Radi. Il voto per il parere. Astenuto. Russo. Sentisse, scusate. Astenuto. Mi astengo. Sono Mara, 14 contrari e 7 astenuti. Mi date conferma? Non si è sentito. 14 contrari e 7 astenuti. Esatto. 14 contrari e 7 astenuti, ok. Sì, giusto. Esatto. Ok, l'orario chiusura 11.42. Perfetto, 11.42, quindi parere negativo, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta del Consiglio. Auguro a tutti una buona giornata e un buon e alla prossima. Vi saluto, ciao ciao. Grazie. Ciao. Buona giornata. Grazie alla segreteria. Grazie alla segreteria. Pasqua. Grazie al consigliere Sarone per il computer. Ciao a tutti. Arrivederci a tutti. Ciao. Ciao ciao.